Bene, penso che possiamo riprendere i nostri lavori. Chiedo ai relatori di questo pomeriggio di venire... Sì. Allora, diamo inizio alla seconda sessione del nostro convegno, dedicata a questa sessione al tema del governo della Chiesa e dello Stato. Avremo quattro relazioni di circa 30 minuti ciascuna, dunque chiedo ai vari relatori di rispettare il tempo che loro ha assegnato. Cominciamo dunque con la relazione del dottor Pablo Sala Santamans, che è dottorando all'Università Gregoriana, e che sta facendo una tesi di dottorato sulle elezioni pontificie nel primo Ottocento, giusto? A lei la parola per 30 minuti. Innanzitutto vorrei ringraziare vivamente agli egregi organizzatori e salutare cordialmente tutti gli illustri partecipanti. Qualcuno si è domandato se i grandi personaggi della storia nascono o diventano tali. Se nascono già così predestinati, c'è poco da dire. Ma se lo si diventa, vuol dire che hanno saputo cogliere una occasione rivelatasi poi determinante. Da questa prospettiva, questo momento sarà stato per così dire come un nuovo parto, la sua seconda nascita, ma in un altro senso. Quale sarà stato nel caso del Consalvi? Parlare di un conclave è sempre parlare di un fenomeno rilevante per la vita della Chiesa. In quel preciso momento storico, negli anni 1799-1800, più evidentemente non solo per la Chiesa, un fenomeno che ha una causa precisa, una sua struttura articolata in mille modi e poi circostanze che bisogna prendere in considerazione per avere modo di capire il più possibile, cosa c'è in gioco in tutti i sensi. Si tratta sempre di un fenomeno fuori dall'ordinario, anche se prevedibile, e ogni conclave ha in realtà un suo contesto e un suo sviluppo. In questo senso possiamo affermare che il conclave di Venezia è veramente un unicum rispetto a quelli precedenti e quelli Successivi. È stato l'ultimo dei conclavi di epoca contemporanea che ha avuto luogo fuori dall'Urbe. La città e gli spazi sono stati tutti suoi propri. Infatti, sia la Serenissima che il monastero benedettino di San Giorgio Maggiore, scelto tra le altre possibilità, sia prima sia dopo, mai hanno conosciuto l'elezione di un Papa. La legislazione straordinaria ed emergenza che lo regolava consistevano in un breve in due bolle, Christi Ecclesie 1797 e Cumnos Superiore Anno 1798, emanate da Papa Braschi. E poi finalmente il suo contesto veramente unico e piuttosto complicato. I francesi erano arrivati a Roma, quasi tutta l'Italia era stata occupata, il papa prigioniero è morto in esilio, il sacro collegio disperso e la curia romana bloccata. Lo Stato pontificio prima soppresso e poi spezzettato e in mano ad altri sovrani. I Napolitani a Roma. La Francia vedeva tornare Napoleone come primo console dopo la caduta del secondo direttorio. Tanti interessi, l'Austria, la Spagna, e la Francia repubblicana e tante aspettative in gioco. E allo stesso tempo un cambiamento profondo, piuttosto una spaccatura, che dopo tutto quanto era iniziato con la rivoluzione francese, basta pensare, per quanto riguarda l'Ancien Régime, alla situazione della Chiesa messa al e alla fine dei sovrani giustiziati. Questa spaccatura andava sempre più avanti e sembrava in certo modo veramente inarrestabile ed irreversibile. Quindi il conclave si svolse in uno dei momenti più drammatici della storia della Chiesa. Lo stesso Consalvi riconosceva fu un oggetto di grande rilievo e importanza in una circostanza tanto diversa delle precedenti. Ma come siamo venuti a conoscenza di ciò che è successo? Presentiamo adesso velocemente le fonti la storiografia. Ci sono diversi diari del conclave, memorie e lettere che riguardano questo fenomeno, scritti dai cardinali elettori, i loro conclavisti ed altri. Per esempio, il diario del cardinale Flangini, ovviamente il diario Le Memorie di Consalvi. Il diario del maresciallo Principe Chigi, un diario anonimo, probabilmente scritto da un monaco di San Giorgio, il libro dei viaggi di Monsignore De il diario del cerimoniere Speroni, poi Le memorie del Conte Fantuzzi, che nella quarta parte della sua opera si occupa del conclave di Venezia e anche lettere e dispacci del cardinale Ruffo, del cardinale Moghì e il pretendente al trono di Francia, il cardinale Erzan Etugut, il cardinale Belisomi, lo stesso Monsignore Despugge e gli ambasciatori e ministri di riferimento, pure tra il cardinale Antonelli e l'allora Monsignore Consalvi. ma intendo soltanto di narrare semplicemente i fatti stessi che credo più interessanti e dei quali mi sovviene la memoria al solo oggetto di opporre la verità alla calunnia o all'errore tanto più che in tutti sì fatti oggetti io solo posso parlare di fatto proprio e non altri questa citazione che abbiamo già sentito poi c'è una storiografia non esigua che ci fa capire, per esempio, come riguardo alle pubblicazioni era importante la ricorrenza di date rilevanti, come i centenari. Questa storiografia, in tanti casi, è molto focalizzata su una certa prospettiva, una dimensione, o un personaggio preciso, oppure segnata dai diversi approcci ideologici o motivazioni diverse. Iniziamo dalle prime biografie di Papa Chiaramonti, c'è l'opera di Pistolesi, poi il famosissimo Artaud de Montor, che è stato un punto di riferimento storiografico pur non essendo sempre molto preciso, forse perché era francese, diplomatico. Vicino agli ambienti ecclesiastici, ma non ecclesiastico, subito tradotto in diverse lingue, pochi anni dopo la prima edizione. Poi, sempre nell'Ottocento, i lavori di Petruccelli della Gattina, Cipoletta, Bulei della Mert, Fonduerm. Così, si arriva al Novecento, ci sono i lavori di Lombroso, di Cappello, di Cesi. In questo periodo è piuttosto importante, anche grazie alle scoperte di diverse fonti, parlare del ruolo dell'Austria, poi c'è il lavoro di Mater. E andando avanti dal 1950 fino al 1980. Vediamo altri lavori che si occupano soprattutto del ruolo della Spagna in questo conclave. C'è il lavoro di Segui, che, che fa riferimento al libro dello viaggio e ai dispacci di Urquijo e Despucci. C'è il Verte c'è il noto lavoro di Leflon, poi Galarati e Scotti e pubblica il diario del maresciallo Principe Chigi, poi i lavori di Sierra e di Olacea, e dal 1990 c'è anche il lavoro del pastor, che ha avuto un grande valore, che riconosce il ruolo protagonista dei Consalvi. Pubblicato il diario, le memorie in lingua originale, poi una sintesi che è ben conosciuta. Poi dal 2000 in poi il lavoro di Valdan e anche i lavori del professore Regoli e di il dottore Margheritas, qui presenti, ottime sintesi e visioni d'insieme. Sappiamo pure che in quel contesto assai difficile la Chiesa si sentiva veramente minacciata e in pericolo. Nei testi coevi non mancano espressioni e riferimenti molto chiari ai tempi burrascosi. Che tutti abbiamo presenti non tamen in tanti periculis de fuiti clessi e suedeus e non erano solo funeste immaginazioni suggerite da profeti di sventura che si lasciavano andare all'autocommiserazione o alle cospirazioni parziali più o meno interessate infatti si erano avverati alcuni fatti che probabilmente fino a poco prima si ritenevano quasi impossibili. Pio VI è ultimo. In realtà è stato l'ultimo, sì, ma solo del Settecento. A questo punto mi sembra giusto domandarsi quando è iniziato il conclave di Venezia? Certamente e un po' paradossalmente è iniziato prima della morte. Del Papa Pio VI, che come abbiamo già accennato, era ben consapevole della straordinarietà del contesto in cui aveva dovuto concludere il suo pontificato e di ciò che poteva susseguirsi. Può essere interessante far notare che, per quanto riguarda il momento preciso in cui gli elettori sono entrati in conclave, ci sono piccole divergenze. Alcuni affermano che sia stato il 30 novembre, altri invece il primo dicembre. Una delle spiegazioni possibili, oltre la mancanza di memoria, è forse la circostanza fisica in cui si è svolto il conclave, in un'isola veneziana. Però, paradossalmente, se riguarda un dato così preciso, non c'è un accordo, possiamo capire quale non sarà la complessità quando andiamo a prendere in considerazione altri aspetti ben più multiformi. Siamo sempre infatti all'interno di una realtà che possiamo giustamente chiamare di suo poliedrica, in cui ogni faccia a sua volta non è neanche e sempre univoca, bensì un vero crogiuolo di rapporti al più alto livello fra ragion di Chiesa, e ragion di Stato. Allora, che cosa risultava essenziale per la Chiesa cattolica, priva del potere temporale? Anzitutto assicurare la sopravvivenza di se stessa e della sua missione. Ridandosi il suo capo, riprendendo ciò che era suo e superando ogni minaccia di scisma all'interno di essa. Conosciamo bene quale sia la dinamica della sopravvivenza. Così, quando i 35 cardinali elettori si trovarono finalmente di nuovo radunati, si sono ressi ancora più consapevoli di certi aspetti, per esempio, il peso delle diverse corti. Si sono poi tolti dei dubbi e sono rimasti certamente più sereni, tra virgolette. Anzi, possiamo dire che si sono lasciati un po' andare e condizionare. Forse doveva essere così. Infatti, di fronte ad una situazione talmente grave, urgente ed eccezionale, ci sono voluti più di tre mesi di conclave, vissuti molto intensamente dentro e fuori le mura dell'Abbazia di San Giorgio perché questo conclave era piuttosto, per così dire, permeabile e non solo per il fatto di svolgersi su un'isola veneziana. Che cosa doveva fare la Chiesa? Forse era necessaria una certa prospettiva per essere in grado di capire come procedere. Doveva cercare la conciliazione possibile. Con la Francia, su questo punto nemmeno il cardinale francese andava d'accordo con ciò che la Francia post-rivoluzionaria rappresentava. Doveva dare soddisfazione all'imperatore d'Austria? Era necessario avere un buon rapporto, quindi sì, ma non in tutto. Questo era il pensiero di pochi. E non si poteva rinunciare alle legazioni ancora occupate. Come comportarsi con il re di Napoli? Magari doveva essere ringraziato, ma certamente la Chiesa non poteva riprendersi solo Roma, bensì da Roma fino a Terracina. Doveva tenere conto degli interessi della Corte di Spagna? Era ormai evidente che su certi aspetti della politica giurisdizionalista non si poteva arrivare a un accordo. Quindi le diverse fazioni con i loro candidati e le minacce di veto e non solo quelle si sono scontrate ripetutamente. Da una parte, in sintesi, il partito maggioritario con a capo il cardinale Decano Albani, il cardinale nipote Braschi, sosteneva la candidatura del cardinale Bellissomi. Dall'altra, la fazione con a capo il cardinale Antonelli e il cardinale Herzan sosteneva la candidatura del cardinale Mattei. Inoltre c'erano pure alcuni cardinali chiamati volanti, che erano ben pochi. Possiamo presentare di seguito un breve riassunto della cronologia del conclave. Nel mese di dicembre la tesa di Erzan, poi l'esito della candidatura a Bellissomi, poi la consultazione a Vienna, andando avanti, gennaio e febbraio, la risposta, le conseguenze, l'impasse del conclave a causa del mancato accordo tra le fazioni, febbraio e marzo, la ricerca di una soluzione possibile, cioè la ricerca di un terzo candidato, e finalmente, sempre nella prima metà di marzo, riuscita elezione del Cardinale Chiaramonti. Ed è così che il nodo del problema si è sciolto, grazie a una manovra diplomatica. Il Cardinale Chiaramonti, che non era stato per niente uno dei primi papabili, è salito finalmente sul soglio di Pietro, prendendo lo stesso nome del suo caro predecessore. Ed è proprio in questo contesto che emerge decisamente la figura del Consalvi. Perché era lì? Quale era il suo lavoro? Che cosa ha fatto? Siccome Monsignor Negroni non si trovava a Venezia, c'erano diversi motivi, il 2 ottobre 1799 era stato scelto dai cardinali come... Pro-segretario del conclave. Quindi doveva realizzare funzioni e lavori precisi, qualcuno lo doveva pur fare, dal punto di vista più pratico e comunque necessario. Tuttavia non manca chi, come Monsignore Giuseppe Antonio Sala, sottolineava la sua ambizione, riconoscendo in essa l'unica sua motivazione. Ma la realtà era che, comunque, essendo curiale,. Era stato chiamato e coinvolto dai cardinali già prima, per i lavori di preparazione del conclave. Così, parlando dell'abate, Domenico Sala, suo fratello, dice: I servigi da lui resi in quella circostanza, sempre a Venezia, avrebbero meritato un premio. Egli, però, non cercava né compensi né avanzamenti, ma non doveva mai aspettarsi che il suo zelo dovesse partorire frutti amarissimi. Monsignor Consalvi, che fu segretario del conclave e che mirava di essere segretario di Stato e Cardinale, come ottenne non molto dopo, essendo quello che si mise alla testa degli affari in Venezia e che non istruito abbastanza delle cose nostre, a breve commesso dei sbagli, soffrì il malanimo di avere per correttore la vatesala e di dover cedere talvolta al sentimento di persona lui inferiori. Concepì quindi una versione che si mantiene per lungo tempo, e che portano a far poco conto di lui e ad usare nel nominarlo epiteti e frasi non molto convenienti. Bisogna ricordare che è sempre il fratello che parla. Poi c'è un altro livello di azione: possiamo affermare che il Consalvi non sia rimasto indifferente ai processi che egli poteva conoscere molto direttamente, come egli stesso la testa, cosa che anche altri fanno capire più o meno direttamente come l'uditore di Rota e Patriarca di Antiochia, l'allora Monsignore de Spuig, rappresentante ufficioso della Corona di Spagna. Su questo punto ci sono pure delle divergenze. C'è chi attribuisce sia l'uno sia l'altro il merito della elezione del Cardinale Chiaramonti. Questo sarebbe uno dei punti che potrebbero ancora essere approfonditi, ma certamente si può affermare che il prosegretario Consalvi in questa vicenda ha avuto un ruolo decisamente importante. Lo stesso De Spucci in una lettera del 9 febbraio parlava molto chiaramente e anche nel suo diario più schietto dice più di una volta, ho sentito Monsignore Consalvi, ho parlato con Monsignore Consalvi. Quindi non ci sono dubbi, sia sulla presenza, sulla capacità del cosiddetto ingegnoso prelato, sia sul ruolo importante svolto in quella occasione, così singolare e di valore decisivo. Per il pastor, per esempio, è molto chiaro, Fu Monsignore Consalvi l'ideatore della strategia che sbloccò il conclave. Per le flori, invece, fu Monsignore De Spucci. Altri suggeriscono che entrambi hanno, abbiano agito in accordo. Comunque sia, oltre le idee, dovevano essere coinvolti pure i cardinali elettori. L'idea fu insinuata, dice lo stesso Consalvi. Cardinale Ruffo, poi al cardinale Antonelli, facilitata e coaggiugata e fomentata da uno che non era cardinale, che ebbe grandissima parte nel farla riuscire senza che nessuno se ne accorgesse. Probabilmente fino adesso ho solo ricordato fatti che tutti voi conoscete benissimo. Ma prendendo in considerazione un po' l'insieme della storiografia al riguardo e ripensandola oggi, questo poliedro appare davvero affascinante. Meglio ancora, come se fosse una pietra preziosa, intagliata ed incastonata proprio nel triregno papale. Ci sono alcuni aspetti su cui la storiografia ha detto già qualcosa. Il caso dei lavori, per esempio, del padre Inglo, del professore Regoli, e quindi ci si potrebbe ricavare un po' più di luce, fermo restando che c'è sempre sicuramente tanto da scoprire e tanto da approfondire. Vita brevis, storia longa, judicium difficile, anzi difficilior. Vorrei segnalare il caso della restaurazione, l'altra faccia della medaglia della soppressione della Compagnia di Gesù. Era una questione importante che è stata trattata evidentemente prima e anche durante il conclave. E certamente lo è stata dopo l'elezione di Pio VII. Quindi fu questione non solo interna alla Chiesa, ma anche inerente all'ordine sociale e politico. Era reputata tra l'altro uno strumento utile ad arrestare le conseguenze ideologiche non solo della rivoluzione. Per esempio... Ci sono tracce nelle lettere di Altieri Albani, ci sono pure tracce nei dispacci di Urquijo Adespucci. Infatti in certi ambiti non la si poteva ignorare e tutti dovevano avere una loro opinione più o meno manifesta. Dal punto di vista ecclesiale non c'è alcun dubbio ma dal punto di vista politico era particolarmente importante per la Corte borbonica di Madrid. Ad esempio, quando nell'ultimo periodo si cercava una soluzione per l'impasse del conclave, è stata presa in considerazione, tra altre, la candidatura del cardinale Valenti. In quel caso è stato un aspetto rilevante. dice el padre Luengo, que era un jesuita expulso de la España, que seguía tutti gli Avenimenti. Vuelto a Italia, tanto antes como después de la Revolución Republicana, el cardenal Valenti siempre hizo alarde de estimar a los jesuitas, aunque los veía despreciados de todos, y especialmente de los embajadores y ministros de Madrid en Roma. Y solía decir con gracia que como él no deseaba el pontificado, no temía a España ni a sus ministros, porque no le podían hacer algún daño por estimar a los jesuitas. Invece il cardinale Mori, nelle sue lettere al conte di Provenza, dice che il cardinale Valenti è stato sempre ritenuto in Italia amico dei gesuiti. Poi, con un po' di ironia, forse dice che questo non dovrebbe essere un problema per il re della Spagna, ma che lui favoriva gli individui, ma non il corpo, non l'insieme dell'ordine. Finalmente, come sappiamo, la sua candidatura non è andata avanti. Nel caso del Consalvi di Pio VII, essi erano favorevoli alla Compagnia di Gesù e al, ristabil al ristabilimento di essa, anche se avevano dei dubbi a causa della convenienza politica ad avviare un'azione del genere per le sue conseguenze, che non impedirono loro di portare progressivamente a compimento il completo ristabilimento della Compagnia di Gesù. Su questo punto ci sono lettere. Molto chiare del Consalvi, cioè almeno una lettera. E per quanto riguarda Pio VII, il cardinale Pacca dice che all'inizio non era così, però poi andando avanti pure, ha stimato pure i gesuiti. Una lettera, no, un dispaccio, chiedo scusa, cifrato da Consalvi a Giuseppe Spina. Così siamo giunti alla nostra conclusione. Pur riconoscendo che mancano tessere nel nostro mosaico e tenendo conto di tutto l'insieme, possiamo affermare che è stato questo il momento in cui è iniziata veramente la grande carriera del Consalvi. Contemporaneamente al suo buon rapporto personale con l'allora nuovo pontefice, egli sarà poi successivamente Pro-Segretario di Stato e poi Cardinale Segretario di Stato. Il tutto prima. Che finisse l'anno 1800. Egli assunse di conseguenza un ruolo unico nel panorama ecclesiale e internazionale che ha segnato un momento decisivo per la nostra storia. Infine spero anche nel contesto più immediato di questo convegno di aver contribuito a inquadrare un po' meglio la brillante figura e il ruolo unico del Consalvi. Grazie ancora per la vostra attenzione e per la vostra pazienza. Grazie per questa sua relazione che ci ha fatto vedere i primi risultati di una ricerca, di una ricerca ancora in corso sui conclavi del primo Ottocento, il conclave di Venezia, questo conclave anomalo che è durato più di tre mesi in un contesto del tutto particolare, come abbiamo sentito, di una Chiesa minacciata, privo del potere temporale e che alla fine ha portato dunque all'elezione di più settimo e ha sottolineato che il ruolo importante è giocato dall'allora Monsignor Consalvi, segretario del concilio. Bene, passiamo alla seconda relazione, purtroppo il relatore non è presente, è il professor Jean-Marc Tichy dell'École des Hautes Études en Sciences Sociales Paris, auteur, tra l'altro, d'une biographie sur Picette qui a été publiée en 2022 chez Perrin, m'a, me dicono, amandato un filmato, donc, potremo seguire la sua relazione. On ne euh, ecco. Bonjour, je remercie les organisateurs de ce colloque. Et spécialement le Père Ardura et le Père Inglo qui ont bien voulu m'inviter, euh, avec une pensée toute particulière pour les collègues des archives apostoliques et leurs euh, euh, directeurs qui ont bien voulu euh, me communiquer certains documents qui vont me permettre de vous parler de ce sujet Consalvi sans Pissette. En effet, si l'on ignore les conditions dans lesquelles Pissette et Consalvi se sont rencontrés pour la première fois, probablement au lit de mort. Euh, du pontife, je crois qu'on peut dire que la première entrevue des deux hommes, dont l'attestation soit certaine, a eu lieu le dimanche 1er décembre 1799 au monastère de San Giorgio de Venise lors de l'élection de Pisset. C'est en effet Monseigneur Consalvi qui, à cette occasion, dans le cœur des moines, a, qui était devenu la chapelle des scrutins, a prononcé, en qualité de secrétaire du conclave, la, euh, la locution euh, consistant à lire les bulles pontificales des romanis, des romanis pontificis électionnés avant que tous les cardinaux ne prêtent serment d'en respecter les dispositions l'intrication des relations personnelles et des actes officiels des deux hommes a souvent été soulignée de même que les difficultés rencontrées par les historiens pour connaître la part respective que chacun d'entre eux prit à l'élaboration de la politique du siège apostolique c'est pourquoi par a contrario, je voudrais examiner ici, de façon presque expérimentale, deux situations dans lesquelles le secrétaire d'État a vécu et a agi hors de la présence du pape. Une idée générale voudrait en effet que le secrétaire d'État ait pris le dessus sur le pontife. Si diffusée qu'elle soit, et si conforme qu'elle s'avère à une critique souvent énoncée de la puissance du dangereux ministre par rapport au saint pape, c'est une critique qui est toutes les époques, elle n'est bien souvent étayée que par des impressions. Impressions que résumait déjà, dès 1802, une caricature qui représentait le cardinal donnant sa bouillie au pape installé dans une voiture d'enfant. Du vent Caramonti, auquel il ne survécut que 5 mois et 4 jours, Consalvi se trouva durablement sans piscette dans au moins 5 circonstances. De juin à juillet 1801, lorsqu'il alla négocier à Paris le concordat français, de novembre à mai 1805, durant le voyage de Pissette à Paris pour le sacre de Napoléon, de, de, juillet, à, de juillet 1809 à février 1813, entre la déportation du pape et l'arrivée du cardinal à Fontainebleau. De janvier à mai 1814, entre son exil à Béziers et son départ pour l'Italie, et enfin, du 20 mai 1814 au 2 juillet 1815, tandis qu'il se rendait à Paris, Londres et Vienne pour régler les modalités de la paix en Europe. Sur les 8559 jours de ce pontificat qui s'étend du 14 mars 1800 au 20 août 1823, Consalvi a vécu dans le proche voisinage du pape durant 6477 jours, soit près de 75 du temps. Mais il en fut à coup sûr complètement éloigné durant environ un quart de cette durée, disons 2282 jours, si je me rapporte au rap aux périodes précédemment évoquées. Et je souhaiterais ici insister sur deux périodes assez méconnues de cette existence in abstentia, après un choix que je souhaiterais justifier. Ce choix, ce choix m'a permis d'élire de, 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 de euh, d'une façon spécifique la période qui, euh, qui, 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 qui s'écoule durant le premier voyage du pape en France, lorsque Consalvi assure la gestion du pouvoir à Rome, où il est demeuré d'une part, et d'autre part, celle qui s'écoule durant l'exil du cardinal à Reims, pendant la captivité du pape à Savone. Cette captivité survient en effet au sommet du différend entre l'empereur et le cardinal, qui était ferré à glace sur son impérial adversaire. N'écrivait-il pas à la princesse Borghese depuis Venise le 25 janvier 1800 Je cite Bonaparte a décretato solennese qui all'infelice Pio VII, pio si vede che si è stato in Egitto e chi vi ha ben appreso il costume del coccodrillo. Fin de citation. Plus que ces considérations zoologiques, la célébration du mariage de l'empereur devait permettre au prélat de manifester son opposition. À cette union et d'autre part d'offrir aux souverains l'occasion de réprimer la résistance des porporati italiens. Le cardinal devenu noir parvint dans la capitale champenoise Reims le 13 juin 1810. Il y resta en exil un peu plus de deux ans et huit mois jusqu'à ce qu'on le transfère à Fontainebleau le 18 février 1813. Ces deux expériences représentent à elles seules plus de la moitié du temps que le cardinal a passé hors de la présence du pape, 990 jours précisément, un délai suffisant pour être significatif afin d'évaluer la marge de manœuvre respective du pape et de son premier collaborateur. Comment ces deux prélats, réputés inséparables, indissociables, ont-ils exercé leur ministère l'un sans l'autre par-delà la singularité des deux personnalités, le souverain, dans une monarchie viagère telle que la papauté romaine, peut-il véritablement s'affranchir de la collaboration de son principal ministre Je dédierai donc la première partie de cet exposé au secrétaire d'État vice-pape tel qu'il l'est dans la période 1804-1805. En effet, lorsqu'il dut partir pour Paris à l'automne 1804, Pisset confia à son ministre des compétences, facolta, remarquablement étendues pour montrer à l'Europe que, même en son absence, la grande machinerie de la curie romaine continuerait à fonctionner de façon autonome en démentant l'adage selon lequel ubi-papa ibi-ecclesia. Dans son allocution au consistoire du 29 novembre-octobre 1804, il soulignait en termes très généraux et sans évoquer le, le document Spécifiquement adressé à Consalvi, qu'en édictant des dispositions pour assurer la continuité des services de la Curie, il suivait l'exemple de ses prédécesseurs. À commencer par Piscis, qui, partant pour Vienne en 1782, avait pris des mesures analogues. Il déclarait, je cite, que sous l'exemple de nos prédécesseurs et spécialement su celui de plus récent Pio Papa Sesto, di onorevole remembrance, il quale decretò la stessa cosa mentre stava per portarsi a vienna ci facciamo sapere vi facciamo sapere venerabili fratelli che noi abbiamo già date le disposizioni e tutti gli ordini della curia le udienze delle cause insieme con i ministri nostri e di questa santa sede dopo la nostra partenza da roma dove così exigeant le régime de toute la chiesa et de notre état restino in quello état et en quella activité in qui sont présentement l'ampleur des pouvoirs ou des compétences conférées à Consalvi lui-même s'expliquait en première analyse par la haute estime dans laquelle le pontife tenait son premier collaborateur il s'en était déjà ouvertement expliqué devant le Sacré Collège lorsqu'il avait conféré à celui qui n'était encore que pro-secrétaire d'État, la pourpre cardinalice, le 20 octobre 1800. Consalvi se souvint dans ses mémoires avec émotion, je cite, « Dun logio, d'un non meritato fatto mi per la sola bontà del Papa in quel consistoro ». Remarquable, cette désignation l'était. Gaetano Moroni ne signale dans son dictionnaire que deux cas dans lesquels un cardinal ait été honoré du titre de vice-pape. Consalvi, bien consent du caractère exceptionnel de cette délégation, y fit allusion dans ses mémoires, en particulier dans le chapitre qu'il consacra au départ de Pisset à l'automne 1804. Je cite « Il papa aveva inoltre qualche opinione sul conto mio che era effetto più della sua benevolenza che del merito, ma egli l'aveva, quini si decise a lasciarmi in Roma » Ne valsero a distornarlo da tale risoluzione, quei riflessi che gli facevano dall'altro canto bramare di avermi seco in quel gran viaggio. Egli mi lasciò una tripotenza che non mi meritavo, ma di cui non abusai grazie al cielo. Le mie facoltà erano illimitate rapporto al governo dello Stato in cui rimanevo a fare le veci di lui. In tutti quegli mesi. Quanto al governo temporale, io fui assolutamente come un vice papa. Questa parola è specialmente importante, vice papa. Quanto al potere temporale, io fui assolutamente come un vice papa. Ma mi guardai bene dal farne uso. Io gli scrivevo da Parigi e prendevo i di lui ordini in tutto ciò che mi era possibile in quelle cose che per necessari riguardi non potevo scrivergli aspettai il suo ritorno quando poterono differirsi in quelle che non poterono differirsi feci il meno male che seppi e con la maggiore prudenza e moderazione grazie al cielo niuno poté rimproverarmi di avere abusato in nulla del potere affidatomi le chirograf du 28 octobre 1804 par lequel Pisset délégua ses pouvoirs à son secrétaire d'État et ce chirographe revêtu de la signature autographe du pape est aujourd'hui conservé à l'archivio di Stato di Rome, dans le fond des Michel Lanea di Cose Politiche Riservate, avec diverses pièces concernant le voyage à Paris et je me propose d'en procurer une édition en annexe à la version imprimée de cette communication. Je pense qu'il pourrait s'agir de l'exemplaire de Consalvi, puisque euh, ce chirographe prévoit quatre dispositions principales. La première tient au fait que Pi 7 invoque l'exemple de Pi qui, partant pour Vienne en 1782, avait pris des dispositions analogues pour assurer la continuité de l'activité des organes romains du Saint-Siège. Le bref du pape Braschi, du 26 février 1782 au Sacré-Collège, posait aussi le principe. D'une continuité de l'ensemble des organes du siège apostolique. Et vous me permettrez ici de faire un excursus pour remercier aussi bien Son Excellence Mgr Sergio Pagano que mon collègue Giovanni Cocco, archiviste à l'Archivio Apostolico, d'avoir bien voulu me communiquer le texte de ce bref pour la préparation de cette communication. Cependant, le principe de continuité de l'ensemble des organes du Saint-Siège. Étant établi, le bref de 1782 consacrait l'essentiel de ses développements à prévoir le cas où le pontife romain serait mort en route. Tout ceci pour éviter que le conclave ne se déroula en Autriche. Le chirographe d'octobre 1804 de Pisset est bien différent, puisqu'il est adressé au seul cardinal Consalvi et non à l'ensemble du Sacré Collège. Comme celui de 1782, il il dispense, il dispose cependant que durant l'absence du pape, l'ensemble des tribunaux, des congrégations et des juges de la ville poursuivront, je cite, dans le plein et régulier exercice de leurs attributions » et avec, je cite, la même autorité, ferme les guillemets, que le pontife qui y résidait. Mais il va bien plus loin. Il enjoint en effet à ses organes, d'une part, de tenir informé, tenere in giorno. Le cardinal Consalvi, nommément désigné, et d'autre part de recourir à lui comme on se serait adressé au pape, comme s'il le ferait avec sa personne, comme farebbero con la nostra persona. Quant à Consalvi, le pape lui demande de régler ses questions, je cite, selon les vues qu'il lui a communiquées, giustamente d'anno à e ta vie, précisant enfin qu'il n'aurait de compte à rendre qu'au pape lui-même, devrait être responsable, c'est non à à nessuno, se non à la nostra persona, étant observé que si les affaires nécessitaient une solution rapide, un sollecito corso isbrigo, le cardinal devrait, je cite, disposer librement ce qu'il estime juste et approprié, de sorte que ses décisions aient une pleine exécution, comme si elles avaient été prises directement par nous. Je cite, disponiate liberamente quanto crederete giusto e conveniente, de manière que les vostre déterminazioni debbano avere una piena esecuzione come se si fossero da noi immediatamente emanate. <coughs> Ces normes qui valent pour les affaires de l'Église s'appliquaient aussi explicitement au bon gouvernement de Rome et de l'État, je cite, Buon régime di Roma e dello Stato. Le ministre était donc chargé de suppléer aussi bien le souverain que le pontife pour reprendre une distinction chère au professeur Pédi-Boutry. Dans ce dispositif, c'est donc davantage la concentration dans les mains d'un seul homme placé dans la position du pape qui frappe que l'étendue des compétences qui lui sont conférées. Le bref assortit en effet ces compétences de trois réserves. Tout d'abord, il précise que le cardinal doit se référer aux vues que le pape lui a communiquées avant son départ. Je cite la mente communicata Ensuite, il limite son pouvoir d'appréciation personnelle au cas d'urgence, aux affaires qui nécessitent une solution rapide, je cite, Sollecito Corso et Disbrigo. Enfin, en rappelant que le cardinal reste responsable devant le pontife de ses décisions, je cite, responsabile alla nostra persona. Dans la première version du texte, du reste, le rédacteur avait cru bon d'écrire que le cardinal recevait un pouvoir plein et absolu. absolu. « Un pieno ed assoluto potere », dont il ne resta, comme vous l'avez pu le constater dans la version signée par le pape, qu'un plein pouvoir « un pieno potere », preuve que la « summa potestas », entendons la souveraineté, restait bien dans les mains du pontife. Entre les deux premières versions d'une part et la version finale d'autre part, disparurent également des dispositions relatives à la nomination du personnel aux emplois vacants, et la référence à la gestion des rapports avec les cours étrangères. Le pape ménageait donc dans ce document un équilibre subtil dans sa relation avec son premier collaborateur, entre la volonté de montrer que le Vatican était bien resté à Rome avec la Curie, au lieu de partir pour Paris, et l'impossibilité d'attribuer au secrétaire d'État l'entièreté du, du magistère pontifical. Le pape communiqua également à Henri Stuart, cardinal d'York, chancelier de la Sainte Église romaine, sa décision, précisant que, dans, par, un, par un bref, la Santità di Nostro Signore a disposto que, durante questa sua assenza, il était à l'époque euh, euh, pro- euh, il était à l'époque chancelier de la Sainte Église romaine. La Santità di Nostro Signore a disposto que, durant la sua assenza, tous les tribunaux, les congrégations, les etc., continuent dans le pieno et regolare exercice delle leurs attributions, nella la manière stessa et con la medesima autorité, con cui l'exercitano se essendo presente la Santità sua. Et un bref était également adressé au cardinal Prodataire qui contenait un dispositif analogue. Quelle fut l'action du secrétaire d'État dans ce contexte Dans ses mémoires, souligne, Consalvi souligne que les trois plus grands dossiers qu'il eut à traiter furent la peste de Livourne, l'immense inondation du titre, et pire encore, le manque d'argent, un vide immense qui se trouvait dans les caisses. Et l'examen de la correspondance active adressée par le pape à son ministre confirme l'idée. Que le pape fut loyalement informé de l'ensemble de ces grands dossiers par Consalvi, malgré la distance, d'une part, et que d'autre part, Consalvi, euh, que le pape, pardonnez-moi, eut, eut à cœur de communiquer à Consalvi toutes les informations dont il disposait sur les relations du Saint-Siège avec les cours d'Europe, à commencer par la Russie, avec l'affaire de Verneg l'Espagne et le Portugal, pour des questions de juridiction, sans compter les questions relative au à la négociation du concordat allemand. Je crois qu'on peut tirer de ce premier exemple l'idée que la collaboration constante du souverain et du pontife trouvera à s'approfondir so, à du fait de la distance qui les séparait. En 1804-1805, quand fut-il en 1810-1813 alors qu'il n'entretenait plus aucune relation directe puisque tous les deux étaient prisonniers et que Pisset ne pouvait plus correspondre. Avec l'extérieur. J'en viens donc à évoquer l'exil du cardinal à Reims entre 1810 et 1813. Comme le relève Geoffroy de Grandmaison dans son étude sur les cardinaux noirs, qui reste encore fondamentale sur ce sujet, les Français avaient choisi de regrouper les cardinaux noirs dans un certain nombre de cités qui étaient assez voisines de Fontainebleau. Oupi VII fut détenu à compter. De juin 1812. Le choix de Reims mérite du reste qu'on s'y arrête quelques instants. La cité revêtait encore le double caractère de ville du baptême de Clovis et de ville du sacre où le roi de France devenait le Rex Christianissimus selon la formule de Jacques Le Goff. Certes, la ville où Rémi avait baptisé Clovis n'était plus le siège d'un archevêché ni même d'un évêché puisque celui-ci était transféré à Meaux et au plan administratif, administratif elle n'était guère qu'un chef-lieu d'arrondissement puisque la préfecture était transférée à Chalon-sur-Marne. Alors pourquoi Reims Napoléon avait à la charnière de 1809 et 1810 formé le projet d'installer sur les bords de la Velle, la, la rivière qui y coule, divers services du siège apostolique. Et, le ministre des Cultes, Bigot Prébaneux, avait enjoint à Miolis, le, géné le, 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 le général-gouverneur de Rome, de prendre des mesures appropriées pour transférer à Reims tout le nécessaire concernant les tribunaux de la daterie et de la pénitencerie. Il conviendrait du reste d'approfondir ce point, pourquoi spécifiquement ces deux tribunaux. Ainsi que leur personnel. Considérant qu'il fallait trouver à Reims, je cite, pour les deux tribunaux et leur dépendance, un local comme celui convenable pour un ministère ou pour l'une de nos grandes administrations. On voit bien le dessin napoléonien d'intégrer le dispositif ecclésiastique dans l'administration impériale. Et le bruit de ces préparatifs parvint à Savonne, où il fut très mal accueilli par Picette, comme en témoigne euh, le général Berthier, qui relève que ces nouvelles... Euh, Firent impression sur sa sainteté, et elle dit à son médecin, qui l'a répété à quelqu'un, qu'elle irait à Reims si on l'y conduisait, mais qu'elle qu n'y consentirait pas, car, je cite, ma place est à Rome. Quelles étaient à l'époque les vues des Français sur l'ancien secrétaire d'État Début 1810, le cabinet du ministre des Cultes avait reçu une note relative, je cite, aux renseignements sur les cardinaux étrangers qui se trouvaient à Paris selon laquelle, je cite, Consalvi est un homme d'esprit, et l'on peut aisément l'attirer dans le parti de l'empereur. On l'a jugé avec prévention et injustice. Je vous rappelle que Napoléon avait obtenu qu'il démissionne de sa, charge, de, sa, de sa fonction de secrétaire d'État. Sa mauvaise santé et sa disgrâce à Rome ont achevé de le dégoûter de toutes les affaires depuis la mort de son frère unique. Il est sans famille et probablement sans ambition. On ne saurait trop, le trop bien traiter, on en tirera parti dans les grandes occasions, quoique son état actuel lui laisse très peu d'influence dans le Sacré Collège. Le désappointement de Napoléon face à l'attitude de Consalvi s'agissant de son mariage devait être inversement proportionnel aux espoirs que pouvait susciter cette notice. En effet, Consalvi refusa d'assister au mariage de l'empereur avec Marie-Louise et, et dès le lendemain, le ministre des cultes lui signifiait. Entre le 11 et le 12 juin 1810, son départ, son exil à Reims, où il se trouva euh, euh, assigné à résidence avec le cardinal Cesare Brancadoro, l'archevêque de Fermo, qui n'était du reste pas parmi de ses amis. Là, tous deux menèrent, si l'on en croit le témoignage des mémoires de Consalvi, la stessa vita che menavo pas parigi, cioè e ritiratissima. Non ho accetto alcun invito, non ho fatto conoscenze che di tre o quattro case dove ero stato raccomandato o per altra combinazione non sono intervenuto mai ad alcuna conversazione o assemblea ho passato sempre la serata nella casa del mio compagno che ha tenuto la stessa condotta. Viviamo fra noi restituendo solo qualche visita di convenienza o facendone secondo le circostanze. Il séjour du remois de Consalvi resta di reste. Assez mal connu puisque les principales études sur le diocèse de Meaux euh, n'y font pas référence et pour le moment je n'ai pas réussi à savoir si les archives diocésaines de la Seine-et-Marne de contenaient des documents y afférents. En revanche, les archives départementales de la Marne conservent une lettre qui, à ma connaissance, est euh, inédite, rédigée par le maire de la ville le 22 septembre 1810 à l'attention du sous-préfet et dont je souhaiterais euh, vous donner connaissance car elle nous montre précisément ce que fut la vie de Consalvi à Reims. Je cite « D'après les informations que j'ai prises sur les cardinaux Brancadoro et Consalvi, je vous transmets les renseignements que j'ai recueillis. Leur conduite est très régulière. Ils mettent beaucoup d'ordre dans leurs dépenses et parmi leurs domestiques, ils se lèvent vers 9h30 vers 9, vers 9 à 10h et se couchent tard Lorsque le temps est beau, ils se promènent deux fois par jour et vont assez volontiers au jardin du docteur Noël, qui est ouvert à tout le monde. Ils font tous les soirs la prière en commun, quelquefois au-delà de deux heures, le neveu du cardinal Brancadoro y assiste, ainsi que tous les domestiques. Il paraît certain que le cardinal Brancadoro a une chapelle chez lui, parce qu'il va rarement à l'église, tandis que le cardinal Consalvi va régulièrement à la messe, les fêtes et les dimanches, et fort souvent dans la semaine. Ils sont de la plus grande réserve et dans la conversation, ils disent que si l'empereur voulait se relâcher sur quelques points avec le pape, leur exil ne durerait pas longtemps et qu'il retournerait bien vite à Rome. Mais ils ne disent pas quels sont ces points. Ils ne peuvent, disent-ils, se désister du serment qu'ils ont fait au pape, qui est leur légitime souverain. Ils fréquentent les maisons de Monsieur Tronçon, le comte, ancien maire et législateur de M. Andrieux, Adjoint, M. Prévoto, ancien adjoint, Mytho de Mme Filion et de Mme Champenois-Raucourt. Ils ont été deux fois à Milly chez M. Tronçon, ils n'ont pas encore découché. Ils vont quelquefois chez M. Ruinard de Brimont, à qui ils ont été recommandés par plusieurs personnes avec qui il fait des affaires, mais ils n'y ont pas mangé. Ils ont été prendre le café chez M. Andrieux, mais n'y ont pas dîné. Ils avaient refusé de manger chez M. Henriot, père, qui loge chez, le, chez qui loge le cardinal Brancadoro. Il paraît qu'ils ont accepté depuis. Lundi dernier, ils ont dîné chez Madame Fillion avec Monsieur le Champenois, Raucourt et Monsieur Miteux et autres. De ce document, on retiendra l'appréciation positive de l'administration sur l'attitude des deux cardinaux, leur piété non ostentatoire, leur réserve dans leur conversation et leur fidélité au pontife auquel ils restent euh, euh, obligés par serment. Il ressort néanmoins de ces documents. Le néant où est tombé le cardinal, réduit à écrire à ses mémoires en quittant l'entourage du pape. Sans le pape, celui-ci n'évite véritablement plus rien, quelles que soient ses qualités personnelles, dès lors qu'il n'occupe plus ses fonctions. Tout au plus parvient-il à fréquenter des personnalités locales qui lui ouvrent les portes de leur salon. Il leur en gré du reste, puisqu'il accorda à un certain nombre d'entre elles des cadeaux, à deux d'entre elles, pardonnez-moi, des cadeaux prévus dans son testament. La précarité de sa situation matérielle fut compensée par l'argent que, que Consalvi recevait de Torlonia, son banquier établi à Rome, puisqu'à l'instar du pape, il avait refusé tous les subsides que se proposait de verser la France au Sacré Collège. Comment conclure cette intervention qui a montré la prééminence du pape aussi bien que la totale dépendance de son ministre sans évoquer un portrait méconnu de Consalvi tiré d'un mémoire anonyme daté de Vienne le 1er juin 1817 et extrait des archives du Quai d'Orsay sur les cardinaux susceptibles de participer à un conclave intitulé « Considération sur les mœurs et le caractère des personnages les plus importants de la Cour d'Europe ». Consalvi Hercule, né à Stoscanel le 8 juin 1757. On ne l'a jamais vu petit et mesquin et hors de sa parole lorsqu'il l'engageait formellement, et il en fait rarement. Lorsqu'on le presse de bien s'expliquer, alors il se tait un moment, réfléchit, promet et ne se trompe plus. Il considère l'essentiel d'une chose et pour le reste est facile et courant. Il traite les questions politiques comme les affaires civiles et montre un esprit fécond en mezzo -terminé. Il les cherche et les trouve non seulement pour sa cause, mais pour celle de la personne qui traite avec lui. Il l'avoue et il parle un peu trop légèrement des hommes de son pays qui ont fondé leur fortune sur cette science. Car je crois que, dans l'intérêt général, Intérêt tout à fait indépendant de celui des autres cours, des calculs purement politiques et temporels ne, pas, ne suffisent pas à sa, conversation, à sa conservation et qu'elle doit marcher sous beaucoup de rapports, il est vrai, avec plus de calme et de crainte comme elle a toujours marché depuis des siècles. Nous parlons ici d'Europe. Son naturel est en société, est gai et spirituel. Il faut ajouter encore ici ce qui peut offrir une idée de ses défauts. Il est naturellement inconstant et passionné Tour à tour pour la musique, pour les femmes, pour les affaires, il dépense à tous sa coquetterie. Il veut plaire, il veut séduire. Il ne ménage plus autant ceux qui ne résistent plus à ses grâces. Je dirais même à ses tendresses, car on ne se figure pas les caresses, les embrassements, les serments de main, les billets du matin, du soir, de la nuit que ce cardinal prodigue à ses amis. Et les Français apportent le défaut de ne pas douter de la sincérité de pareilles démonstrations. Enfin, n'oublions jamais que quand le ministre se croit sûr d'être aimé, il va aimer ailleurs. S'il est convenu, s'il est contenu, il aime toujours. Il est un très séduisant ami. Voilà, j'espère que cette petite intervention aura éclairé un pan un peu obscur de la vie du cardinal. Je remercie encore les organisateurs, je vous prie d'excuser mon absence de Rome qui est due à des, à des nécessités professionnelles, et je vous remercie encore de cette invitation. Bonne journée et excellent colloque. Euh, merci à Jean-Marc Tiki pour cette euh, communication originale et stimulante sur les périodes d'absence du pape, qui a bien montré que ces deux hommes en apparence inséparables, le pape Pisset et le cardinal Consalvi, furent en réalité très souvent séparés, plus de 2200 jours, et que ces périodes de séparation ou d'absence, dans certains cas, comme lors du premier séjour du pape à Paris pour le couronnement de Napoléon, ont permis d'approfondir leur collaboration, mais dans d'autres cas, comme lors de l'exil à Reims et de la captivité du pape à Savone, le cardinal s'est trouvé réduit à néant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. Je ne sais pas, possiamo adesso fare una nuova pausa? fino alle 16.30 precisi e riprendiamo per le, sentire le due ultime relazioni previste per la, questa prima giornata di studio. Possiamo riprendere? Sono quasi le 16.30. Bene, con le due ultime relazioni previste oggi pomeriggio entriamo nel vivo dell'argomento della, di, di questa seconda sessione, cioè eh, dedicata al tema del governo della Chiesa e dello Stato. La prima avrà per tema il Segretario di Stato e la Curia Romana, la seconda relazione consalvi e il governo dello Stato pontificio. Primo relatore Davi Margheretta, che è dottorando in diritto e scienze umane presso l'Università degli Studi dell'Insubria con un progetto sulla Curia Romana durante l'età napoleonica. A lei la parola per 30 minuti. Precì. Grazie. Ringrazio brevemente, ma di cuore, gli organizzatori per avermi invitato a parlare a questo convegno su una figura che mi è tanto cara fin dai tempi degli studi universitari riguardo i rapporti grazie, grazie. riguardo i rapporti di Ercole Consalvi in quanto segretario di Stato con la Curia Romana la, la storiografia presenta alcune idee russie vorrei soffermarmi in particolare su due di queste la prima riguarda un presunto dominio di Consalvi all'interno della curia e anche sulla curia, esercitato in particolare tramite e attraverso il suo ascendente sul Papa Pio VII. L'origine di queste idee russie è molto remota ed è anzi anche contemporanea alla vita del cardinale. Già nel 1806, scrivendo a Napoleone, l'ambasciatore francese a Roma, il cardinale Joseph Fesch, scrive Consalvi a Ensorcelé le Père, il le conseiller, il Ministro e tutto da Roma. Una decina di anni dopo, ormai durante la Restaurazione, il conte van der Vrecken è, si trova a Roma e raccoglie la testimonianza di alcuni cardinali curiali influenti. Il cardinale Michele di Pietro testimonia Consalvi e Menton sì. E il cardinale Luigi Fontana aggiunge e eh, rincara la dose. Personne ne peut lutter contro Consalvi dopo il Congresso di Vienne. La seconda, il secondo preconcetto su cui mi soffermo riguarda, è collegato al primo, chiaramente, ed è riguarda l'esistenza all'interno della, all della curia di una, di una forte corrente, di una forte fazione anticonsalviana. Col tempo, questa tesi, che si trova già nel dizionario di Moroni, diventa quasi un assioma. Tanto che nel, nel 1931 il, lo storico Gelio Cassi può scrivere: Che ci fosse in Vaticano una corrente ostile al Consalvi è cosa nota ad ognuno. Queste idee russie sono state elaborate avendo in mente e facendo riferimento in particolare al periodo della Restaurazione. Infatti, gli storici di Consalvi, quali lo stesso Cassi, Petrocchi, Cola Pietra, Roveri, Pastor, hanno analizzato in dettaglio la sua azione successiva al 1814 e i suoi contrasti con singoli corporati influenti, fra, fra cui Severoli, Litta e Pacca, per questioni sia di governo dello Stato che di diplomazia e politica ecclesiastica. È rimasta l'immagine di un Consalvi via via sempre più isolato e questo isolamento avrebbe infine portato al fallimento della sua politica riformistica, culminato con la sua sconfitta nel conclave del 1823. Io però in questo intervento preferisco fare un passo indietro e concentrarmi su una fase precedente della vita politica del cardinale, ovvero il, il suo primo ministero dal 1800 al 1806. E più in generale il periodo napoleonico del pontificato di Pio VII, che va dal 1800 al., eh, che per quanto riguarda la curia, finisce nel 1809 con la deportazione del Papa, la soppressione dello Stato Pontificio, e in seguito anche la deportazione dei cardinali a Parigi e la dispersione in generale della curia. Prima di proseguire un piccolo appunto di natura metodologica. Gli studi sul papato degli ultimi decenni o dell'ultimo mezzo secolo, come già anticipato nelle relazioni precedenti, hanno dimostrato che l'uso di categorie binarie ricalcate sul modello destra-sinistra, conservatori-progressisti, di cui la più famosa è quella celanti-politicanti, so, non sono così efficaci per descrivere le dinamiche curiali. La curia è anzitutto un insieme di individui, con personalità complesse e idee diverse e sempre in evoluzione, dove le alleanze si rimescolano continuamente e non ci sono correnti o partiti chiaramente definibili. Studiare il rapporto di Consolio con la curia significa quindi, anzitutto, studiare i rapporti del segretario di Stato con i vari cardinali attivi nella stessa curia. I primi mesi veneziani del pontificato di Pio VII sono anche quelli dell'apprendistato, se possiamo dire così, di Consalvi alla segreteria di Stato. In questo periodo eh, le testimonianze dell'epoca mettono in luce un dualismo fra Monsignor Consalvi, ancora prelato, post-segretario di Stato, e il cardinale Aurelio Roverella, Cesenate, prodatario fra i cardinali più influenti della fase finale del pontificato di Pio VI e anche è rimasto influente ancora nei primi anni di Pio VII. Secondo la testimonianza dell'inviato imperiale a Venezia presso il Papa, il marchese Ghislieri, Consalvi e Roverello sono le due persone che il Papa onore onor e sua confianza. E lo stesso Ghislieri descrive alcune riunioni avute con... Eh, con, con Salvi e Roverella in cui fra i due prelati sarebbero sorte pur davanti a una persona esterna dei dissapori, dei, dei disaccordi sulla politica da seguire nei confronti dell'Austria. Sul finire del soggiorno veneziano comunque la situazione si chiarifica. Roverella si allontana dal Papa perché viene mandato a Roma mh, facendo par, perché fa, viene nominato. Come membro di una congregazione straordinaria per il governo dello Stato Pontificio restaurato in attesa del ritorno di Pio VII nella sua capitale e Consalvi rimane il consigliere più vicino e influente di Pio VII, tanto che nel luglio successivo poi il Papa lo nominerà cardinale e segretario di Stato a tutti gli effetti. A luglio, intanto, Pio VII era tornato a Roma, nella sua capitale, e nelle settimane e mesi successivi la curia si è ricostituita. La prima curia di Pio, nella prima curia di Pio VII si ripropongono molte delle dinamiche dell'ultima curia di Pio VI, per cui rimane, su sugli ultimi dieci anni di, di, Pio VII, di Pio VI di Papa Braschi rimando ai lavori dello storico Gérard Pelletier. Figura di primo piano è anzitutto quella del cardinale Leonardo Antonelli. Curiale espertissimo, è stato per oltre 50 anni nei, negli ingranaggi della Curia, canonista eruditissimo, ha ricoperto alcuni degli, inca degli incarichi di Curia più prestigiosi e importanti, assessore del Sant'Uffizio, prefetto di propaganda Fide per 15 anni, prefetto della segnatura, gran penitenziere. Di influenza paragonabile a quella di Antonelli vi è poi. Michele Di Pietro, anche in questo caso eh, si, si vede una piena continuità fra i due pontificati. Professore di diritto canonico, sacerdote e poi vescovo, Di Pietro, nell'ultimo quindicennio del pontificato Braschi è stato mh, segretario delle importanti congregazioni particolari sul Sinodo di Pistoia e sugli affari di Francia. E poi nel 1797 era stato nominato da Pio VI delegato papale per la città di Roma con amplissimi poteri, durante l'esilio dello stesso Pio VI, conclusosi, conclusosi poi a Valence con la sua morte in esilio. Con Papa Chiaramonti Di Pietro riprende il ruolo di segretario di congregazione, questa volta delle varie congregazioni particolari dedicate alle trattative concordatarie con la Francia. Diventa cardinale nel 1802, prefetto di propaganda fide nel 1805 ed è anche lui fra i cardinali più rispettati e ricercati ed ascoltati del Sacro Collegio. Di influenza paragonabile a Antonelli e Di Pietro vi sono anche alcuni cardinali di vecchio corso, che possono incidere solo sui primi anni di Pio VII, prima di uscire di scena. Fra questi ne citerò solo due. Il savoiardo Giacinto Sigismondo Gerdil, celebre in tutta Europa per la sua vasta cultura teologica, filosofica e scientifica, è considerato il teologo del sacro collegio. E, in secondo luogo, il cardinale Stefano Borgia, anche lui eruditissimo, dedito soprattutto a studi storico-antiquari, è ha una, una carriera che si può accostare a quella di Gerdil, perché Gerdil era stato durante la sua carriera curiale prefetto prima dell'Indice e poi di Propaganda Fide e in entrambi i casi a succedergli in questa carica era stato poi Borgia, che rimane fra i cardinali più ascoltati da Pio VII fino alla sua morte nel novembre del 1804 a Lione, mentre era in viaggio col Papa verso Parigi per l'incoronazione di Napoleone. Fra i cardinali giovani promossi da Pio VII si segnalano alcune figure invece, provenienti soprattutto dalla carriera diplomatica. Bartolomeo Pacca, nunzio prima a Colonia e poi a Lisbona fino al 1802, quando è creato cardinale, è considerato un esperto soprattutto degli affari di Germania, siede nelle congregazioni speciali per l'appunto sulla Germania nel primo decennio dell'Ottocento, ed è anche pro-segretario pro segretario di Stato a due riprese, nel 1808-9 e nel 14-15. E da ultimo segnalo anche un coetaneo di pacca, Lorenzo Litta, nunzio negli anni 90 del XVIII secolo, prima a Varsavia e poi a, a San Pietroburgo, Creato cardinale nel 1801, prefetto dell'Indice, anche lui siede insieme a Pacca nelle congregazioni di Germania, è considerato un esperto oltre che degli affari tedeschi, anche di quelli, naturalmente, dell'Europa orientale, Polonia, Ucraina, Bielorussia. È in questo contesto che Consalvi, ormai promosso cardinale, ricopre per la prima volta la carica di segretario di Stato a tutti gli effetti. I primi anni della segreteria di Stato. I primi anni alla Segreteria di Stato sono quelli dei grandi trionfi. Nel 1800-1801 Consalvi gestisce la restaurazione e riforma dello Stato Pontificio. In questo caso, mette in mostra la, tutta la sua forza di volontà, la sua feria determinazione nel portare avanti i propri doveri contro tutto e tutti. Infatti, in particolare un, un punto chiave delle sue riforme riguardava l'introduzione nello Stato Pontificio del libero commercio, misura appoggiata dalla maggioranza del Sacro Collegio, ma avversata ferocemente dal Cardinale Camerlengo, il Cardinal Braschi, nipote di Pio VI. In questo caso Consalvi però va di, tira dritto e preferisce rompere la, i suoi rapporti di, amici, di profonda amicizia con Braschi e con la famiglia Braschi e nella, e nella curia del tempo che vive nel mito di Papa Braschi, tanto che con la pietra ancora negli anni venti dell'Ottocento ritiene che si possa parlare di curia di Pio VI anziché di curia di Pio VII, non si, non si, come detto Costalio non si ferma neanche davanti ad una prospettiva tanto grave come la rottura dei rapporti con la famiglia Braschi. Gli affari principali di questi anni sono però le trattative concordatarie con la Repubblica francese e poi con la Repubblica italiana, che portano alle convenzioni del 1801 e del 1803. In queste occasioni i lavori curiali sono organizzati intorno a una serie di grandi e piccole congregazioni. Le prime sono formate dal numero canonico di 12 cardinali, di solito i cardinali palatini e i cardinali prefetti delle principali congregazioni curiali. Mentre le seconde, piccole congregazioni, sono formate da un numero ristretto di cardinali, di solito i più influenti, e non mancano mai Antonelli e Di Pietro. Consalvi, in queste congregazioni, è la voce politica, è colui che mette in luce i risvolti politici dalle prese di posizione e anche dalle singole frasi e parole proposte da Roma. Dopo la sua missione a Parigi e la firma del concordato del 15 luglio 1801, in occasione delle discussioni per la ratifica romana dell'accordo si assiste a uno scontro frontale tra Consalvi da una parte e Antonelli, Gerdil e Di Pietro dall'altra. Questi ultimi sono contrari alla ratifica stick e simpliciter del, della convenzione conclusa da Consalvi perché ritengono che alcuni, un paio di articoli siano irricevibili da parte del Papa, così come sono scritti. Appoggiato da Pio VII, il segretario di Stato riesce infine a far prevalere la sua linea conciliatrice nei confronti della Francia. Questo trionfo lascia però degli strascichi a livello personale. Di Pietro, per fare solo un esempio, mostra una decisa ostilità verso Consalvi, la sua maniera decisa, forse autoritaria, di trattare gli affari e i ritmi di lavoro che impone i curiali. Questa ostilità emerge chiaramente in un passo del giornale, cioè del diario, che Di Pietro ottiene nelle settimane della, delle discussioni per la ratifica del concordato. E, e si riferisce in particolare fa riferimento all'invio del Corriere per la Francia da, da mandare a Parigi con tutti i documenti eh, relativi alla ratifica e che Consali voleva fosse mandata il prima possibile. Scrive di Pietro: Questa pretensione rapporto alla partenza del Corriere è veramente ridicola. Sa da fare il congresso, che forse non sarà terminato nemmeno alle ore 20. Si hanno da scrivere e stampare i brevi e si vuole che gli uomini divengano simili a Dio, il quale dixit et facta sunt. Quando queste notizie vengano alle mani di qualche postero, stenterà forse a credere che si sia dato un uomo di un carattere simile e che sian si siano trattati a questo modo affari di una così grande importanza. Non si tratta comunque di una, di, un, di una testimonianza isolata. Un anno dopo di Pietro, stavolta scrivendo allo stesso Consalvi, sempre in un'occasione in cui il segretario di Stato pretendeva celerità, dopo aver fatto un elenco minuto come questo e pignolo di tutte le, cose che, di tutte le, le varie operazioni materiali che Consalvi pretendeva, di Pietro chiosa dicendo che per, perché fosse possibile fare tutto quello, nei tempi richiesti da Consalvi c'è una sola possibilità, cioè che si ripetesse il miracolo di Josué quando aveva chiesto che il solo si fermasse. E per fare una no, forse una nota di colore, in effetti è vero che Consalvi, a Consalvi, se non avessimo tutto il rispetto che si deve alla porpora, forse, avremmo forse la tentazione di attaccare l'aggettivo di iperattivo e. Per esempio, se prendiamo anche solo il, il dipinto che fa da sfondo a questa conferenza, vediamo che Pio VII è rappresentato di, a tre quarti, mentre Consalvi è di profilo. E il padre Rinieri, eh, circa un secolo fa, riporta una lettera dell'ambasciatore francese Cacot, in, una lettera, un biglietto a Consalvi in cui chiedeva se per favore il Segretario di Stato poteva concedere al pittore Vicar. Un'ora per poterlo ritrarre eh, da davanti, non di profilo, però avrebbe, eh, Consalvi avrebbe dovuto stare fermo e non fare nulla in quell'ora, non, non doveva farsi arrivare dei dispacci, scriverli, annotarli e come testimonia questo dipinto probabilmente questa cosa non è mai successa. La posizione di Consalvi si, raff si rafforza all'interno della curia comunque. E questo si può vedere nelle trattative per il successivo concordato concluso con Bonaparte nel 1803, ovvero con la Repubblica Italiana. Faccio un solo esempio: in una delle tante congregazioni tenutesi all'UOP, un numero nutrito di cardinali si era dichiarato contrario alla conclusione di, una, di un concordato per la Repubblica Italiana, simile a quello per la, concluso con la Francia. Consali invece è un fermo sostenitore delle, della politica concordataria, interviene in questa congregazione, fa, secondo la testimonianza del, del segretario Monsignor Bertazzoli, o Bertazzoli molte riflessioni di, fat, e di fatto e di use specialmente politiche e a sostegno quindi delle trattative concordatarie, il segretario Bertazzoli conclude lapidariamente che, terminato il discorso di Consalvi, gli, emin gli eminentissimi congregati si tacquero. E finisce così. E in effetti alla fine si giungerà alla firma anche di questo concordato. Queste vicende sembrano avvalorare le idee rifute di cui si è parlato all'inizio di questa relazione, ma un'analisi a più ampio spettro permette di sfumare e arricchire questo quadro. Quello fra Consalvi e gli altri cardinali e curiali non è rapporto di subordinazione e concorrenza, ma soprattutto di collaborazione e divisione dei compiti. Ognuno ha i propri settori di influenza. Questo si vede nitidamente nei dossier relativi ai rapporti con la Russia. L'influenza e l'agire di Consalvi sono particolarmente incisivi nelle questioni politico-diplomatiche coinvolgenti più potenze, come la questione del Gran Magistero dell'Ordine di Malta e l'affare Verneg, quando si devono tenere in conto gli interessi spesso conflittuali di più potenze. In questo caso la posizione al centro di Consalvi è determinante e il segretario di Stato svetta. Completamente diverso invece è il caso degli affari più prettamente ecclesiastici, riguardanti i territori, i territori cattolici dell'impero russo e il caso più importante riguarda le, le facoltà speciali che lo... Che venivano continuamente richieste dal governo russo in favore dell'arcivescovo di Moghigliov, monsignor Sia Strianzievich. In questo caso gli affari sono rimessi ai cardinali curiali esperti in materia, soprattutto il Cardinal Borgia. È la loro linea che passa, anche parola per parola, nei dispacci ai delegati pontifici a Pietroburgo di Consalvi. Il segretario di Stato non esprime una posizione determinata, mette la firma su quanti altri hanno decido, deciso e vi aderisce. Non si sa per, se per intima convinzione o per dovere d'ufficio. In altri casi invece le posizioni consalviane escono chiaramente sconfitte. È eclatante il caso degli affari ecclesiastici di Germania, uno dei grandi fallimenti della diplomazia pontificia del, nel periodo napoleonico. Dopo la grande secolarizzazione del 1802-1803 bisogna riorganizzare la Chiesa tedesca e si deve decidere come procedere. Anche in questo caso vi è l'alternanza fra congregazioni allargate e ristrette, e in entrambe la grande maggioranza dei cardinali si esprime per, eh, a favore di trattative separate coi vari principi del Sacro Romano Impero, anziché, e non per un, per un concordato unico valido per tutto l'impero da concludere con l'imperatore con germanico Francesco II. Quest'ultima quest soluzione, cioè di un concordato unico, è caldeggiata quasi solamente dal cardinale Antonelli, mentre Consalvi è un sostenitore della linea più realista, cioè di, di, di accordi separati. Malgrado l'appoggio la, della maggioranza del Sacro Collegio, però la, la posizione di Consalvi esce sconfitta. Antonelli, quasi da solo, riesce a imporre la sua linea e, e per questo gli anni successivi saranno segnati per quanto riguarda la Germania da lunghe e inconcludenti trattative. Il copione si ripete simile nel 1806 ormai il Sacro Romano Impero è in piena, piena deliequiscienza e si, deve decidere come, si devono dare le istruzioni al delegato pontificio in Germania, Monsignor della Genga, il futuro Leone XII, per le trattative ormai coi vari principi tedeschi. All'interno della congregazione per gli affari di Germania Consalvi di Pietro, Litta e Pacca si esprimono a favore di trattative concordatarie da portare avanti con n'importe quel prince, cattolico o protestante che sia. E ancora una volta solo Antonelli si dice contrario, e sostenendo che la Santa Sede può concludere degli accordi formali solo con principi cattolici. All'inizio si decide di seguire l'opinione della maggioranza ma alla fine e ancora una volta Antonelli vince e si cercherà di concludere un concordato solo con la Baviera e non con stati protestanti come, e non con dinastie protestanti come il Baden e il Württemberg. Lo scacco subito negli affari tedeschi mostra chiaramente che l'influenza di Consalvi non è assoluta è stato battuto da un cardinale della vecchia guardia. Si tratta del preludio della crisi della politica conciliatrice di Consalvi e della caduta dello stesso segretario di Stato, che si consumano tra il 1805 e il 1806. Si è al principio della crisi tra sacerdozio e impero. La politica sempre più autoritaria di Napoleone in Italia comporta un deterioramento dei suoi rapporti con Pio VII. Il pontefice abbandona il suo atteggiamento conciliante nei confronti della Francia e di Napoleone e assume una posizione di intransigente affermazione dei diritti della Santa Sede questo è un punto importante per gli studi consalviani in generale perché in questo caso i documenti d'archivio mostrano che Consalvi si divide dal, papa, dal suo Papa e il Papa si divide dal suo segretario di Stato perché Consalvi è stato moderato, è stato conciliatore e rimane moderato Porterò un esempio chiave, Il 13, le, i sei volumi che negli anni 30 verranno pubblicati in, nello Stato Pontificio con tutta la documentazione relativa alle, ai differenti, alla crisi fra la Santa Sede e la Francia e Napoleone, si aprono con la lettera di Pio VII a Napoleone del 13 novembre del 1805. Preludio da, di, una breve ma intenso, di un breve ma intenso scambio epistolare fra Napoleone e Pio VII nei mesi successivi. Anni dopo l'imperatore ormai esiliato a Sant'Elena dirà che quelle, che quelle lettere erano scritte avec la plume da Gregorio VII, con la penna di Gregorio VII, il Papa della lotta per l'Investitura. Ebbene, in questa prima lettera, scritta dal Papa all'indomani. Dell'occupazione da parte delle truppe francesi del porto di Ancona, che di fatto sembrava mettere in dubbio la neutralità dello Stato Pontificio nella guerra europea. Eh, quando questa lettera viene mandata, Consalvi la legge e propone al Papa di moderarne i termini, ma il Papa lo rimprovera. Consalvi descrive. Fa questa um, affermazione, lo dice chiaramente in un dispaccio mandato al cardinale legato a Parigi, Caprara, con cui accompagna la lettera del Papa Napoleone. Il fatto però è che Consalvi, pur in disaccordo, è un ministro fedele e, nei mesi successivi, continua a portare avanti la politica, di a essere un mero esecutore della politica di Pio VII, così che non si nota non si vede pubblicamente che c'è cioè un disaccordo. Napoleone, sotto l'influenza di quello che, che gli comunicava il Cardinal Fesch, come si è visto prima, cioè che, che Consalvi avrebbe stregato Pio VII, continua a ritenerlo eh, colpevole dalla politica intransigentemente antifrancese di Pio VII e alla fine ne provoca la caduta nel giugno del 1806. Arriviamo adesso alla fine di questa relazione e del periodo qui considerato. Come detto, nel 1806 a giugno, Consalvi si ritira dalla Segreteria di Stato. Rimane prefetto della segnatura apostolica e direttore dell'ospizio di San Michele a Ripa Grande, ma si ritira dagli affari più importanti. Non esistono praticamente lavori sull'attività di Consalvi in questi ultimi anni, prima della deportazione di Pio VII, ma dalle fonti d'archivio, come i registri dei biglietti della segreteria di Stato ai cardinali, si sa che partecipa solo a congregazioni particolari, di natura secondaria. Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, la grande esperienza politico-diplomatica di Consalvi non è messa a frutto nelle diverse congregazioni particolari che si occupano degli affari pendenti con la Francia e i principi tedeschi, nemmeno quando le continue espulsioni di cardinali stranieri eh, riducono al minimo gli uomini a disposizione del Papa a, Parigi, a Roma. Al contrario, il Papa e la segreteria di Stato fanno continuo riferimento a di Pietro e Antonelli in misura minore a Pacca che sono davvero in questo periodo cardinali onnipresenti e onniconsultati secondo la definizione del professor Regoli. Rimane certamente ancora molto lavoro da fare per poter dire che il tema Consalvi salvi la curia è stato studiato a dovere e che i diversi miti storiografici sono stati confermati o smentiti. Con questa breve relazione spero di aver dato un valido contributo in questa direzione. Grazie. Grazie per questa relazione che ha ben messo in evidenza la volontà riformatrice e conciliatrice di Consalvi, nonostante l'esistenza di una forte resistenza, opposizione interna alla curia romana nei suoi confronti. Bene, passiamo all'ultima relazione del pomeriggio, quella del professore Riccardo Piccioni che è professore di storia contemporanea all'Università di Macerata, ha conseguito il dottorato di ricerca in storia politica dell'età contemporanea presso l'Università di Bologna e i suoi temi di ricerca vertono sulla storia politica del XIX secolo, in modo particolare sulla storia dello Stato pontificio durante il periodo risorgimentale. A lei la parola per 30 minuti. Sì, Grazie Presidente, grazie per l'invito, un appuntamento molto importante anche per i motivi che, eh, che dirò mh, per chi eh, è attento, diciamo così, è uno studioso della sfera politica, dell'agire politico nel XIX secolo e in modo particolare nella prima metà del XIX secolo, quando la nuova politica. La politica che fa leva sulle emozioni e sui sentimenti fa la sua comparsa con l'avvento delle idee, e non solo delle idee, ma degli uomini e spesso delle baionette francesi, come sappiamo, alla fine del Settecento. Io partirei da un'immagine nella quale non ho trovato altre eh, verifiche, e quindi sarebbe opportuno insomma, eh, tentare nel, in ulteriori ricerche di vedere se corrisponde alla. Alla realtà non ho letto ancora tutte le memorie eh, del Consalvi riga per riga, attendevo l'uscita della nuova edizione eh, curata da Roberto Regoli e dunque potrò fare adesso questa verifica. Ve verifica. Siamo alla fine del 1797 a Roma, un uomo è a cavallo dell'asino, viene trasportato per le vie della città ed è preso a sputi e bastonate. È il quarantenne Ercole Consalvi. E questo forse è il primo incontro scontro che quest'uomo ha con la modernità politica e con le idee rivoluzionarie francesi. Come vedete, è un incontro traumatico, eh, denso anche di tanti significati. Un'altra persona forse avrebbe tratto altri insegnamenti da questo incontro così violento con la modernità politica francese, eh, di ripulsa o anche di vendetta per il futuro. Consaldi invece matura. Una, un grande insegnamento e utilizza a tale proposito l'esempio che poi Tocqueville utilizzerà negli anni 30 parlando eh, del suo viaggio negli Stati Uniti, quel bellissimo libro sulla democrazia, appunto, cioè la metafora del torrente. La rivoluzione è un torrente in piena e è vano sperare di mettersi in modo frontale nel tentativo di fermarlo, è impossibile, dobbiamo contenerne il flusso violento e tutt'al più arginarlo. Questo è un grande insegnamento che Consalvi, come anche stamattina è stato detto, a più riprese eh, maturò e cercò di attuare e di applicare nel momento in cui venne chiamato appunto a compiti di responsabilità governativa. Negli ultimi decenni non sono molti gli studi per quanto riguarda il governo dello Stato pontificio, sono continuate a uscire serie, unità archivistiche pubblicazioni eh, di lettere, non con quell'intensità della prima metà del Novecento sicuramente, ma studi di ricostruzione eh, non, ne abbiamo, non ne abbiamo molti, dobbiamo riferirci a quelli degli anni 40 di, eh, di Petrocchi, a quelli di poco successivi di Roveri o per quanto riguarda eh, l'impianto amministrativo messo in campo da Consalvi nella prima restaurazione 1800-1806 per quanto riguarda la sua segreteria di Stato e quella poi che inizia nel 1814, i due lavori di Dante Cecchi sull'amministrazione pontificia appunto nella prima e nella seconda restaurazione. E poi do, abbiamo dovuto attendere per una monografia eh, complessiva che ha una tesi interpretativa eh, non scontata e devo dire forte, eh, mi riferisco alla monografia di Roberto Regoli, sulla quale poi tornerò e che mi sento di condividere in pieno, tanto più, ripeto, per chi studia la sfera politica e non tanto le, la dimensione, le questioni ecclesiastiche, che peraltro sono ineludibili per chi studia lo Stato pontificio. Quindi pochi studi. Eh, questi pochi studi dobbiamo mh, collocarli e con essi l'azione del Consalvi nel contesto nuovo dell'epoca post-napoleonica, nel confronto appunto con la nuova... Eh, modalità di pensare e di agire la politica, la nuova sfera politica che allora si andava eh, configurando. Eh, come appunto ci ha suggerito Roberto Regoli, la modernità politica è pensata e criticata alla luce di un contesto più ampio, e cioè quello religioso ed ecclesiastico io mi sento di condividere questa, questa tesi perché la dimensione politica di consalvi trova una nuova luce e alla lettura di documenti ripeto a me sembra una lettura eh, pertinente tanto più se questa collocazione nella sfera eh, più ampia la allarghiamo ancora in quel contesto e cioè in un periodo di crescente secolarizzazione della vita pubblica se non come in alcuni casi quelli più radicali di vera e propria scristianizzazione. Questo è il contesto critico, verrebbe da dire ipercritico all'interno del, del quale bisogna collocare l'agire politico, diplomatico di Consalvia appunto in questo più ampio, più ampio alveo della dimensione ecclesiastica e eh, religiosa. Io non so quanti uomini politici si siano trovati nel giro di pochi anni, mi riferisco adesso alla seconda restaurazione, sulla prima ha detto cose interessanti, il collega che mi, ha, che mi ha preceduto, non so quanti uomini politici abbiano avuto davanti sfide così importanti, l'una accanto all'altra, insomma interagenti. Eh, fine dell'età napoleonica, azione diplomatica al congresso di Vienna dove sono parecchi gli attori. Hanno messo insomma sotto tiro le legazioni per impossessarsene fra tutte, come sappiamo, eh, l'Austria e quindi grande abilità, l'abbiamo visto stamattina di Consalvi nel recuperare sostanzialmente quasi tutto insomma, il territorio pontificio prima dell'invasione francese di fine Settecento, eh, eh, il confronto interno con quella parte abbiamo detto preponderante. Della Curia Pontificia, Zelanti, o meglio, abbiamo detto, intransigenti sarebbe meglio chiamarli. Il confronto sul quale tornerò a breve, che si apre con la parte culturalmente, politicamente ed economicamente influente che conta dello Stato Pontificio, e cioè la nobiltà e i baroni con i quali il Consalvi intraprenderà una dura lotta, come vedremo, e alla fine riuscirà, ma non in modo lineare e scontato e semplice, anche a vincere. E poi le prime organizzazioni settarie che sono il sintomo, attenzione, non solo di eh, ostilità politica, ma sono soprattutto nei primi anni della restaurazione, sono il sintomo di un malessere sociale, di natura sociale. Quella tesi che ho più volte eh, ribadito eh, anche alla Pontificia eh, l'anno scorso di Roberto Balsani, che io mi sento, di eh, condividere, perlomeno per i primissimi anni della restaurazione. Quindi un'ostilità che è politica, ma solo in parte e c'è sempre da definire di che tipologia politica è, tutta più, questa opposizione esprime un forte malessere. Eh, sociale e un bisogno di recuperare quegli spazi di autonomia e di governo del territorio che i notabilati avevano perso grazie all'azione centralizzatrice appunto, di Consalvi. Ma su questo poi tornerò. Quindi il problema delle sette, abbiamo detto la prima, eh, il primo tentativo di non grande portata viene amacerata nel 1817, ma la polizia consalviana grazie alla riorganizzazione che il segretario di Stato aveva fatto anche qui della Polizia, centralizzandone in un, in un ufficio generale romano tutte le varie articolazioni periferiche, al quale ufficio centrale le delegazioni dovevano periodicamente inviare un bollettino politico. Questi bollettini sono presenti anche nell'archivio. Di Stato di Roma, a corso del Rinascimento, e sono stati insomma più volte anche letti e studiati. Ma a mio modo di vedere, anche qui un ulteriore approfondimento andrebbe, andrebbe fatto. I problemi economici: eh, abbiamo, accennato, abbiamo accennato prima il debito pubblico, l'eterno gravame dello Stato pontificio in questo Ottocento, in questo continuamente una spada di Damocle. Eh, sulla, sulla testa di questi governanti eh, pontifici. Anche qui Consalvi è stato accennato prima alla coraggiosa, coraggiosa, forte ostilità alla coraggiosa riforma e l'introduzione della liberalizzazione dei grani. Eh, una fortissima ostilità del cardinale Braschi, ma no, Braschi è solo il coagulo di una serie di interessi e privilegi eh, che sono stati toccati dalla riforma appunto. Eh, consalviana dalle riforme economiche eh, consalviane dicevo quindi eh, problemi economici e infine la carestia del 1816-17 sappiamo che nel 1815 esplode il vulcano eh, tambora e immette nell'atmosfera una quantità impressionante insomma di gas tossici, sostanze, polveri e quant'altro, che poi arriveranno anche in Occidente l'anno successivo, in Europa, e produrranno quella che è stata ricordata anche dai contemporanei, appunto come ehm, l'estate senza, senza, senza sole, perché i raggi erano eh, schermati. No? E, e possiamo averne una testimonianza nei bellissimi quadri di Turner. Eh? per esempio ancora oggi ammiriamo, se pensiamo che alcuni giovani romantici furono costretti anche a chiudersi letteralmente in casa e sfidandosi a un gioco letterario produssero anche alcune delle opere che ancora oggi ricordiamo tipo il Frankenstein di Mary, Mary eh, Shelley, quindi anche questa dimensione economica e sociale insomma e anche insomma, di, di derivazione naturalistica impatta notevolmente perché poi si origina una carestia e è alla guida del governo pontificio e deve in qualche modo attuare politiche per arginare appunto, le conseguenze più destabilizzanti della carestia, della carestia stessa. Ora, la parte più nota e conosciuta è l'azione dal punto di vista politico, della governance politica del Segretario di Stato, è l'azione di recupero dei territori per la ricostituzione dello Stato pontificio che Consalvi esegue, come abbiamo visto, a Vienna. Ma questo non è il fine. L'azione di recupero è propedeutica, è complementare all'altro fine, di riorganizzare lo Stato recuperato attraverso un nuovo e aggiornato ordinamento amministrativo funzionale a garantire efficienza e uniformità in tutto il territorio dello Stato. Le linee ispiratrici sono chiarissime nel preambolo di quella che può essere considerata una sorta di legge organica. Eh, pubblicata da, messa in vigore da Consalvi nel luglio del 1816, il famoso motu proprio del luglio 1816. Eh, il preambolo cita, la unità e uniformità debbono essere le basi di ogni politica e istituzione senza delle quali difficilmente si può assicurare la solidità dei governi e la felicità dei popoli. Un governo tanto più può riguardarsi come perfetto quanto più si avvicina a quel sistema di unità stabilito da Dio, tanto nell'ordine della natura quanto nel sublime effetto della religione. E dunque l'esigenza era quella di lasciarsi alle spalle quell'incoerente, cito, aggregato di usi, leggi, privilegi fra loro, naturalmente. Di Formi, che era una eredità appunto dello Stato pontificio ante rivoluzione francese o meglio ante arrivo dei francesi eh, in Italia. Ma, proseguiamo, l'unità e l'uniformità amministrativa, obiettivo secondario, non era l'obiettivo ultimo e prioritario dell'azione di governo di Consalvi. Ce n'era uno che, leggendo soprattutto la corrispondenza con l'allora pro-segretario di Stato eh, Pacca, tra il Pacca a Roma e il Consalvi a Vienna, e emerge fra le, fra le righe, e in un passo emerge in modo molto nitido. Qual era questo obiettivo, la cui unità eh, e uniformità amministrativa era funzionale al conseguimento? L'obiettivo ultimo è l'unità politica dello Stato, non l'unità amministrativa. Questa era funzionale all'altro, l'unità politica dello Stato, che era una cosa nuova, è tutta da costruire. E qui si spiega l'attenzione nel riformismo con, con Salviano al tema dell'ordine pubblico, della riorganizzazione e centralizzazione, come abbiamo detto, della polizia, dei tribunali e la estrema preoccupazione e anche cautela con la quale Consalvi inizia a fronteggiare il fenomeno latumistico appunto delle sette e delle associazioni segrete. Perché? Perché queste associazioni segrete dividendo il corpo sociale minano proprio quell'unità politica dello Stato, che è il fine, l'obiettivo ultimo del segretario di Stato nel momento in cui opera appunto nella dimensione temporale delle sue eh, funzioni. Quindi, questo è un obiettivo tutto nuovo e da costruire e cal calato, cal caliamolo nelle difficoltà. Che vi ho detto prima, capirete che fu uno sforzo titanico e in gran parte, come è stato notato, non andò a buon fine, nonostante le tante novità interessanti che il cardinale fu coraggiosamente in grado, lui e i suoi collaboratori, e anche qui la lungimiranza, apro e chiudo una parentesi che non è una parentesi, peraltro. La lungimiranza di quest'uomo che contrariamente al volere. Eh, degli altri cardinali si serve di uomini screditati nel periodo rivoluzionario, o meglio, avevano servito sotto i dominatori napoleonici e francesi, ma sono uomini che hanno un'alta capacità professionale e Consalvi non può non servirsene. Ovviamente mi riferisco a Vincenzo Bartolucci e al Nicolai, due fra i più grandi insomma, funzionari di questo, di questo momento storico. Ora, per conseguire questa unità politica è funzionale dicevo, la centralizzazione amministrativa, cioè l'instaurazione di un rapporto verticistico tra la segreteria di Stato che in questi anni assume il nuovo ruolo e i legati e delegati che quel moto proprio del 1816 aveva un po' sparso sul territorio. Sono 17 le delegazioni configurate dal moto proprio del 1816, di queste 17 4 sono diciamo così, le più importanti sono le legazioni eh, dell'attuale dell Emilia Romagna. Perché più importanti? Perché queste erano state sottratte al pontefice da circa un ventennio. Da vent'anni avevano vissuto tutta un'altra storia. Eh, ci sono dei passi, adesso qui no, non li ho, poi magari negli atti compariranno, dove Consalvi, sempre a Pacca, dice che, mi, mi, mi sembra a Pacca, eh, dice sempre, insomma, qui abbiamo dei ragazzi di vent'anni che non sanno letteralmente che cosa sia Cito ricordo bene, il governo dei preti. Non lo sanno e quindi dobbiamo agire con, con molta, con grande cautela, soprattutto nelle regioni eh, del nord-est, le Marche e soprattutto, insisto, l'attuale Emilia, l Emilia eh, eh, Romagna. Eh, secondo eh, modalità di azione per conseguire quest'unità politica eh, è quella sorta di furto di giurisdizione contro i patriziati cittadini delle periferie dello Stato. Bisogna fare un passo indietro. Come ho scritto altrove, bisogna ricordare che nei secoli dell'età moderna lo Stato pontificio aveva portato a compimento la costruzione statale, dando origine a un involucro istituzionale alquanto originale, che prevedeva una sorta di condivisione di fatto della sovranità fra un centro politico dotato pure di un forte potere carismatico e quelle che sono state definite da Bandino Giacomo Zenobi le ben regolate città. Che puntellavano la periferia statale dello Stato appunto eh, pontificio. Era così stata assemblata via via nel tempo una sorta di federazione di città, così è stato anche definito lo Stato pontificio nell'età eh, moderna, in cui un'importante quota del potere giurisdizionale era rimasto nelle mani dei patriziati cittadini che lo condividevano con i rappresentanti, questi sì, clericali, che il governo centrale di Roma distribuiva sul territorio. Era una sovranità dunque condivisa fra questi attori che animavano in quei secoli le dinamiche politiche fra centro e periferia. Per la verità, oggi lo sappiamo, fu un equilibrio alquanto precario che il cardinale Consalvi dopo il ventennio rivoluzionario napoleonico non volle recuperare questo particolarismo giuridico, queste ampie autonomie e patriziati cittadini, non volle recuperare portando così a termine quel furto, quella sorta di furto di giurisdizione per cui quegli statuti cittadini che avevano regolato nei secoli passati i rapporti centro-periferia e che erano stati così faticosamente patteggiati in quei secoli con il potere centrale, divennero all'improvviso letteralmente d'amblè carta straccia, documenti d'archivio tutt'al più importanti, come ha ricordato Donatella Fioretti in un bellissimo saggio, importanti ora per la memoria storica, per la ricostruzione eh, storica. Ecco, questa... A mio modo di vedere, e questa è una mia interpretazione dell'azione politica di Consalvi di questi anni, è una chiave di lettura più che un'interpretazione forte, una delle, delle tante che possono essere agite, la grande partita che Consalvi inizia e inaugura a partire dal 1814 la gioca con le elite politiche della provincia, delle province dello Stato. Perché sono stati, si ritengono defraudate queste elite nobiliari, per lo più, no? di questi ampi poteri di governance del territorio dal punto di vista giuridico, economico, quindi anche sulla tassazione, avevano insomma i loro privilegi, eccetera, eccetera. E tutto questo non poteva non eh, suscitare le reprimende di un, di un uomo politico chiamiamolo così, fece anche politica a suo modo, pubblicistica, politica peraltro era attaccato al governo eh, pontificio ma fu uno dei critici eh, insomma più radicali del cardinale Consalvi dell'operato del cardinale Consalvi nella seconda restaurazione, mi riferisco al padre di Giacomo Leopardi, a Monaldo Leopardi, sentite quello che scrive nelle memorie, il cardinale Consalvi ha indubitatamente rovinato lo Stato nostro sottoponendolo a una moltitudine di istituzioni inutili e dispendiosissime popolandolo di una folla di ufficiali che divorano senza pro le sostanze pubbliche rendendo familiari fra noi tanti generi esotici di imposizioni che formano la nostra attuale infelicità e che probabilmente non verranno più dimenticati insomma ci andava giù giù duro e non finiva qui perché poi nei, nei primi anni 30 Monaldo anche dalle pagine del giornale La Voce della Ragione eh, avrà modo nei vari articoli che pubblicò su quel giornale di ritornare sull'azione eh, nefasta, così giudicata appunto, di Consalvi nella seconda, eh, nella seconda restaurazione. Ma ora chiediamoci: quali, quali erano i principi politici di Ercole Consalvi che stavano alla base di questa sua azione, eh, di, 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 sua azione di governo? Insomma qualcuno potrebbe trovarne anche altri. A me i principali sembrano i seguenti. Innanzitutto la chiara coscienza di una distinzione operativa nel momento operativo fra lo Stato e la Chiesa. Stato e Chiesa ovviamente sono congiunte, tanto più nello Stato pontificio, quando si tratta di compiere e di effettuare delle scelte sostanziali, dividerli è impossibile, perché il fine ultimo è sempre dettato appunto da altri, nel momento invece operativo, e anche qui ci sono dei passi chiarissimi nella corrispondenza col PAC, a livello operativo invece bisogna distinguere le due dimensioni, è come una sorta di fiume che a un certo punto no, si divide in due, in, due, in due rivoli. Ecco, questa è la prima coscienza che a me sembra chiara nel Consalvi. Seco, il secondo, diciamo così, principio... Eh, politico, anche questo derivato dall'esperienza, dall eh, una chiara percezione dell'accelerazione dell del mutamento storico, del periodo storico. Con la Rivoluzione francese la storia ha iniziato una grande accelerazione e Consalvi è consapevole del cambiamento dei tempi e delle circostanze e a tale proposito leggerò un passo che Consalvi Dedica alla rivoluzione perché, a mio modo di vedere, chiarissimo. La rivoluzione aveva tutto cambiato e molto distrutto. Da questo male poteva sì, nel ripristinare le cose, cavare un bene. Quindi la rivoluzione, che è un male, come opportunità però che la provvidenza divina offre agli uomini no? per inaugurare un qualcosa di bene. Per quanto fossero sagge le istituzioni del governo pontificio, è però fuor di dubbio che alcune erano degenerate dalla loro primiera origine, altre erano state mescolate, alterate, corrotte, altre non convenivano più ai tempi, alle nuove idee, ai nuovi usi. Gli effetti stessi della rivoluzione, lo spirito della medesima, che col cessar di lei non era cessato, dimandavano delle considerazioni dei riguardi per il vantaggio stesso del governo che si doveva ristabilire nonché dei governati quindi la rivoluzione contro le cui idee bisogna combattere ma come grande opportunità grande occasione storica per migliorare quel tanto di vecchio e di anacronistico che anche lo stato pontificio insomma ehm, presentava e anche qui eh, il fatto che da questo male poteva cavarsi un bene, eh, consalvi eh, è molto chiaro e ripropone l'esempio del, del diluvio. E nel riproporre l'esempio del diluvio punta l'attenzione su Noè, sulla sua funzione ricostruttrice. Scrive, se quando Noè uscì dall'arca, dopo il diluvio, avesse preteso di fare tutto quello che aveva fatto prima di entrarvi nell'arca, avrebbe preteso un assurdo trovando mo il mondo tutt'affatto cambiato dal diluvio. Eppure egli non aveva contro di sé che il cambiamento fisico, già che gli uomini non c'erano più e quelli pochissimi che erano con lui pensavano come lui ed erano tutti della stessa razza di prima. Insomma, anche questa mi sembra una di quelle notazioni che vanno nel senso di quel realismo politico, se non di vera e propria realpolitik, come è stato detto, eh, eh, stamattina per il quale bisogna tenere conto delle mutate circostanze e bisogna tenere conto di un nuovo soggetto che ha fatto in sta facendo in questi anni anzi ha già fatto nel periodo napoleonico la sua eh, comparsa e cioè l'opinione pubblica attenzione alle sue reazioni e ai suoi eh, atti tanto che in un altro passo Consalvi suggerisce, suggerisce sempre al suo interlocutore di dotarsi di una moderna gazzetta romana, così la chiama, cioè un giornale ufficiale no, che eh, veicoli eh, l'attività del governo e i presupposti ideologici appunto che innervano la sua, la sua stessa eh, azione. Eh, ora, dicevamo che il fine è quello di conseguire, raggiungere l'unità eh, politica. Ci sono però delle difficoltà. Ci sono delle difficoltà che sono, per conseguire questo fine, che sono inerenti alla stessa natura tutta peculiare e particolare dello Stato pontificio. La difficoltà cioè di, di attuare quelle, st quella stessa politica che in quel torno di tempo gli altri Stati italiani, dove più, dove meno, iniziavano a praticare. E ad attuare. Tre sono le caratteristiche che ci danno il senso di questa enorme peculiarità e difficoltà allo stesso tempo di attuare nello Stato pontificio una politica in senso eh, moderno. Innanzitutto eh, la cosa magari più scontata, se volete, cioè la doppia natura incarnata dal, dal pontefice appunto di eh, sovrano territoriale e pastore eh, della cattolicità. Poi due. Seconda caratteristica, il Papa come amministratore, e questa è una chiara consapevolezza eh, che troviamo in diversi passi di Consalvi, nel suo carteggio, il Papa è un semplice amministratore, non è il possessore del suo territorio, non ha in possesso il territorio di San Pietro e dunque non può disporne liberamente. Sono le stesse identiche, le stesse identiche eh, notazioni che ad esempio... Pio IX metterà in campo nel 48-49 quando farà il suo dietrofronte dopo aver concesso eh, quella sorta di irco cervo che, che fu un tentativo andato a male, lo statuto pontificio del marzo 1848. Terza peculiarità e difficoltà allo stesso tempo il fatto che il Papa o meglio lo stato pontificio sia una monarchia, l'unica monarchia elettiva elettiva. Morto il sovrano, no? negli altri stati, nelle altre monarchie c'è il discendente, il pretendente legittimato a succedergli, qui invece c'è una vera e propria elezione dal basso, appunto i cardinali riuniti nel conclave e questa è una peculiarità in questo momento storico del tutto tipica dello Stato pontificio e non è un caso che quando muore un papa, non sempre, ma spesso, il periodo di sede vacante con i cardinali riuniti in conclave sia sempre stata l'occasione per i ribelli, settari, per mettere in moto, insomma, o proteste, quando andava bene, o veri e propri tentativi rivoluzionari. Quando andava bene, arrivavano al conclave una serie di petizioni dalla, dalle province che chiedevano una serie di riforme, miglioramenti, eccetera. Quando andava male, come nel 1831, no? accadeva una vera e propria generale rivolta con il tentativo nel 1931 del generale Sercognani. Due minuti chiudo. Del, del generale Sercognani addirittura di puntare su Roma con i suoi eh, volontari. Ecco, queste difficoltà le possiamo trovare leggendo. I due documenti programmatici, ma non sono i soli, ci sono anche poi altri atti, ma diciamo, i due documenti programmatici sono la poste di Uturnas dell'ottobre del 1800 e il motu proprio del luglio del 1816. Quest'ultimo è quasi una vera e propria legge organica che attraverso modifiche e varianti insomma, rimarrà fino agli anni... Eh, 50 perlomeno eh, del, eh, dell'Ottocento, se non quasi verso la fine, insomma, 1870 del potere, eh, del, del potere temporale eh, del, del pontefice. Perché quest'opera era così importante per, con, per Consalvi? Peraltro è un'opera che diede solo due realizzazioni: il codice procedura civile e il codice di commercio. Eh? Le due più importanti, il codice civile e il codice penale. Abbiamo solo i lavori preparatori, le cui carte sono depositate negli archivi, ma di fatto non, non si arrivò a pubblicarli. Perché, e chiudo davvero, quest'opera era così importante, quest'opera di amministrazione e di codificazione. Eh, perché Consalvi, in queste mutate circostanze, aveva capito una cosa: lo Stato Pontificio era legittimato in sé e per sé dalla volontà divina. Era necessario al libero esercizio spirituale dell'azione della Chiesa cattolica. Ma in quelle mutate circostanze, Consalvi capiva che lo Stato pontificio aveva bisogno anche, anche, in via secondaria, se volete, di un altro puntello: e da qui la ricerca di una legittimità dal basso nei confronti della parte, così la chiama, più attiva della popolazione, Consalvi sa che la storia la, fa, la fanno le élite, lui la chiama la parte più attiva, la parte maggioritaria segue la parte più, più attiva eh, e lui sapeva benissimo che lo Stato pontificio con la sua sovranità limitata, lui dice mezza sovranità in una lettera, la chiama così, la mezza sovranità dello Stato pontificio, questo Stato nel, nel, inserito nel nuovo contesto geopolitico eh, uscito a Vienna nel 1845 eh, sapeva che era nella disponibilità delle potenze che infatti davvero, continuamente lo, invado e, lo invadono e occupano porzioni di territorio. Nell'immediato, nel 1831 dopo la rivolta, gli austriaci nelle legazioni e rimarranno per, per anni 1832 i francesi occupano Ancona e rimarranno dal 1832 fino al 1838 Potremmo proseguire con gli anni 40, ancora con gli austriaci, per esempio, ad Ancona nelle Marche, per tutto il cosiddetto decennio di, di preparazione, ma tutto questo sta a significare appunto l'estrema debolezza di questo, di questo Stato e della sua sovranità limitata, della quale Consalvi, fra le altre cose, era cosciente e consapevole. Grazie. Bene, ringraziamo il professore Piccioni per la sua interessante e ben documentata relazione sulla ricostruzione amministrativa e politica dello Stato Pontificio dopo la seconda restaurazione. Bene, abbiamo un po' di tempo per aprire il dibattito, mezz'oretta no? Chi vuole intervenire e porre una domanda ai relatori di questo pomeriggio? Anche della mattina, sì. Dibattito beh, su tutte le relazioni della giornata. Tiens, au À qui est Je suis l'ambassadeur d'Haïti près du Saint-Siège. Je pose ma question en français pour que ce soit plus clair. Je remercie d'abord l'invitation qui a été lancée à tout le corps diplomatique, personnellement à l'ambassade d'Haïti. Je remercie les présentateurs pour leurs exposés combien éclairants sur la figure de cet important cardinal de l'histoire diplomatique du Vatican, du Saint-Siège. Ma question est la suivante. Le cardinal m'a paraît un homme très moderne pour son temps. Et on dirait qu'il est en avance même de son temps pour sa réforme administrative et aussi, également, pour son caractère fort, je dirais. Ma question est celle-ci. Y a-t-il euh, une autre figure de la, du Saint-Serge qui serait un héritier de ce cardinal Et aujourd'hui, est-ce que cette figure peut aider euh, le Saint-Cierge a mieux modernisé euh, sa politique euh, internationale. Je vous remercie. Rispondere io? Sì. Sì. Su, su una parte, cioè quella del successore immediato di Consalvi, provo a rispondere io, in italiano così sono più chiaro. E, um, il grosso problema di Consalvi, che è stato messo in luce, è che rimane col tempo isolato nella curia e di fatto quasi privo di successori. E, anche se forse gli studi su Leone XII degli ultimi dieci anni qualcosa hanno smosso in questo campo. Il fatto è che fra i suoi eredi è stato segnalato per esempio il cardinale Spino, che è suo amico personale per tutta la vita, però di fatto il problema di Consalvi è che è morto lui, non ha un vero e proprio successore su quella linea politica, tanto che appunto come è, stato detto, come è stato detto stamattina col tempo il suo ricordo un po' si perde, è recuperato più tardi ma nell'ottocento non è ricordato così tanto, quindi è difficile indicare un successore perché forse non ci fu davvero, almeno nell'immediato, nei decenni successivi. Roberto, se, brevissimamente, se posso, forse qui... Non ah. più una figura similare nel ruolo della chiesa. Se, che sì, un successore di Consalti, credo. Beh, però mi dà l'occasione, magari su questo risponde meglio Roberto, ma me dà, dà l'occasione per chiarire un punto. Quando facciamo questi convegni celebrativi il rischio è sempre quello di mettere su un piedistallo. Queste, queste, io non penso che l'abbiamo fatto né lo faremo domani. Abbiamo fatto delle re relazioni scientifiche mettendo in luce il tanto di moderno, eh, ma anche alcuni limiti. Questo forse è un limite dell'uomo politico, eh, segretario di Stato Consalvi. Non essere stato in grado e capace di crearsi un, un gruppo, no? eh, magari in grado di succedergli. Lo so che nella storia... Insomma, della Chiesa non è così semplice, voglio dire, vigenti i rapporti di forza all'interno della Curia, però la butto lì, diciamo, come, come riflessione. Allora sicuramente si può dare una risposta di carattere storico, una più di carattere politico, eh, che non è di nostra competenza. Carattere storico possiamo vedere due diversi movimenti, uno proprio di successione nei ruoli, eh, stato già detto che il cardinale Spina è considerato un po' un suo erede, infatti fui rappresentante della Santa Sede ai congressi eh, della Restaurazione della Santa Alleanza, ma anche un'altra linea con il cardinale Bernetti dopo che da alcuni eh, è legato alla tradizione di Consalvi. Se noi prendiamo anche eh, il testamento di Gonsalvi nei legati, eh, c'è Spina indubbiamente, ma poi negli esecutori successivi abbiamo anche De Bernetti, non so se il legame è molto chiaro, però eh, Spina-Bernetti a livello pratico mh, di eh, legame. Però c'è poi una eredità che è più intellettuale. Eh, che fa dei salti, come è stato detto anche questa mattina, quando si è fatto l'elenco da Consalvi a Rampolla, Gaspari eh, fino a Casaroli. È una eredità intellettuale, eh, non di successione eh, di gruppi di potere perché con, gli uomini di consalvi poi in seconda linea vengono recuperati nel pontificato successivo di Leone XII, eh, nella seconda parte del pontificato e poi ripresi anche in parte con Gregorio XVI. Eh, C'è quindi una linea secondaria che poi prende il potere, eh, però soprattutto questa eredità del consalvismo è più ideale che altro che riemerge con, costantemente. A livello politico, come è stato messo in luce dalle ultime due re relazioni, poi Consalvi in fondo e in ultimo rimane un isolato. Non è stato in grado di creare un consenso tra gli altri cardinali creati dal suo Papa, fra l'altro. E la risposta meno storica è che il cattolicesimo è sempre in ricerca di leader <ride> e, 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 di so, e di solito i leader si riconoscono sempre dopo che muoiono. <ride> sì. Se mi consentite c'è un punto che mi pare che non è stato toccato, se non solo di sfuggita, e che riguarda la questione ebraica. E come si sa, Consalvi, uomo molto pragmatico, era decisamente contrario alla pretesa di alcuni ambienti ecclesiastici romani di far tornare gli ebrei nei ghetti. I tempi erano mutati, far ritornare gli ebrei era impossibile, era un anacronismo. Un anacronismo. Eh, tanto più che nel 1808, dopo l'entrata delle truppe napoleoniche nella capitale, era stata in effetti decisa la messa in esecuzione dei decreti di emancipazione degli ebrei. E dunque è di particolare rilievo a tal riguardo la lettera che Consali scrisse al legato pontificio di Ferrara. Tommaso Bernetti, che gli chiedeva istruzioni in merito agli ebrei di Ferrara, cito: Rimettere gli ebrei nell'antico stato di servitù dopo aver gustato la piena libertà e le prerogative dei cittadini, e richiamarveli in un momento in cui si pretende che le altre potenze, nel restituire alla Santa Sede i suoi stati, abbiano inteso di lasciare le cose nello stato in cui erano presso i cessati governi. Produrrebbe delle disgustose conseguenze politiche e anche economiche, già che, vedendosi così trattati, gli ebrei emigrerebbero dallo Stato papale. Fine della citazione, che viene citata nel mio ultimo libro sulla fine dell'antigiudaismo cristiano. Dunque, nonostante i suoi sforzi, nonostante le suppliche dagli de, de ebrei dei territori pontifici. Il canale Consalvi non riuscì a convincere Pio VII di riconoscere ufficialmente l'emancipazione degli ebrei. Si è potuto parlare a tal proposito di una battaglia perduta da Consalvi nel 1814-15. La sua lungimiranza su questa questione fa parte, a mio avviso, anche dell'eredità consalviana. Consalviana, se non consalvista, ma esito dopo aver sentito buttion stamattina a usare questo concetto bene. comunque penso che possiamo condividere questo giudizio riportato da Regoli di Napoleone in questo senso Consalvi fu un grande politico privo di pregiudizi teologici bene, quello che volevo dire non so se ci sono altre domande Allora Possiamo chiudere la, la sessione, vi ringrazio della vostra attenzione e vi do appuntamento domani mattina alle 9 precise per la terza sessione di questo convegno e che parlerà, che il, qui il tema è la diplomazia tra Europa e America, alle 9 precise. Buona serata a tutti.